morte, io mi cullo nella felice presunzione che buona parte dei nostri ascoltatori di oggi abbiano avuto la buona sorte di ascoltare la presentazione generale del seminario che è stata proposta dal professor Alvaro Barbieri la volta scorsa, perché si trattava di una mappatura felicissima dal punto di vista della precisione con cui venivano ricostruiti tutti gli itinerari principali che in un certo senso costituiscono l'orbe terracqueo della riflessione su archetipi e connessi, ma nello stesso tempo si guidava questa dottissima ricognizione verso una prima messa a fuoco di una serie di plessi problematici che sono probabilmente quelli nei quali dobbiamo cercare la forza attrattiva di questo complesso di questioni. Infatti, l'unica cosa che vorrei a questo punto sottolineare è che per tanti versi, quando ci si muove a ridosso della costellazione terminologica che si costruisce attorno alla nozione di archetipo, ci si muove anche in direzione di zone della riflessione in cui gli assetti disciplinari, le identità, anche troppo marcatamente incise delle discipline, vengono in qualche modo compromesse e vengono in un certo senso messe in questione. Perché per molti versi, come in parte avevamo anche tentato di mettere in evidenza, quanto in un certo senso levita dalla ricostruzione del modo in cui la tematica degli archetipi nel Novecento tende a farsi strada all'interno di diversi comparti concettuali, sembra in qualche modo mettere in una relazione complessa e per molti versi determinata anche nella forma di una forte caduta di potenziale, quindi anche di importanti cortocircuiti, l'orizzonte che noi possiamo chiamare scientifico, con un ordine di pensiero irriducibile alle sue categoresi. È un elemento in cui questi due, una situazione in cui queste due dimensioni si inquietano vicendevolmente, ma in una forma ci sembra particolarmente produttiva. Credo, conoscendo per mia fortuna, credo dai loro primi esordi, in qualche modo, i due relatori di oggi, che un quadro come quello a cui adesso alluso confusamente, secondo il mio solito, potrà essere rischiarato con una luce particolarmente forte e nello stesso tempo delicata. Perché entrambi, come in parte forse si è compreso da quanto è stato detto da chi con molta precisione li ha presentati, credo siano due esempi di quello che io tenderei a definire un felice specialismo, che consiste, dal mio avviso, non nello stare perennemente nella contemplazione di un'unica mattonella, di un unico ritaglio nel demanio delle tematiche di studio possibile, ma nell'inseguire delle domande importanti là dove queste portano, varcando anche con coraggio, ma e nel loro caso sempre con ammirevole competenza, le soglie di più contesti disciplinari. E d'altra parte, i temi delle loro ricerche, come avrete in qualche modo già avuto l'occasione di avete avuto poco fa l'occasione di sentire, sono tutte in qualche modo felicemente, ma non per eclettismo, ma direi per scelta rigorosa, a scavalco di confine. Ecco. Credo che sia sotto questo profilo una precondizione molto favorevole allo sviluppo del nostro seminario secondo i suoi intenti generali. E con ciò lascio loro la parola soltanto per un istante, tenendola ancora per scusarmi del fatto che verso le 4:25 io dovrò lasciare con mio rammarico questo incontro perché incomincia la mia lezione sostanzialmente alle 4:30.
è una situazione di cui tutti noi che facciamo questo mestiere abbiamo costante esperienza. Chiedo scusa e mi adatto alla mia sorte. Grazie. E quindi credo di dare la parola innanzi, di cedere a mia volta la parola innanzitutto ad Alessandro Metrica. Grazie. Grazie mille, grazie Adone anche per questa introduzione e grazie soprattutto agli organizzatori di questo convegno in generale, anche per aver perseguito così tenacemente questo disegno, messo a dura prova appunto nei miei discorsi, dalla situazione particolare che ci siamo trovati a vivere. Io prendo la parola perché in realtà cederò molto presto a Marcello. Difatti abbiamo, dopo averne discusso assieme, optato per una articolazione di questo genere. Di fatto il mio attributo di relatore oggi è abbastanza ingiustificato perché questo tema è sicuramente più nelle corde di Marcello e dunque, avendo sviluppato in queste settimane un vasto percorso che tra poco vi esporrà, abbiamo pensato che fosse meglio partire da questo percorso, riservando al sottoscritto il ruolo, per così dire, di sparring partner. Io magari in margine in occasione della discussione o comunque contestualmente alla discussione stessa, mi riserverò la possibilità di qualche osservazione e di qualche percorso complementare. Quello che vorrei dire in apertura, anche per sottolineare davvero la felice convergenza di temi e di riflessioni che confluiscono in questo seminario, è che oggi sono presenti anche buona parte dei miei studenti del corso di laurea magistrale di letterature comparate, che ringrazio, da me invitati perché effettivamente io quest'anno ho sviluppato un programma largamente incentrato sulla riflessione di Abby Warburg, e dunque quel concetto che campeggia nel titolo che io e Marcello abbiamo scelto per la giornata di oggi, cioè quello di Pathos Forma, è stato da me indagato su un piano, per così dire, storico e filologico, osservando come questa nozione, che data al celebre saggio del 1905 su Dürer, nasca da una riflessione puntuale di Warburg che naturalmente si trova a lambire, come molti di voi già sanno, i territori dell'antropologia, o forse sarebbe meglio dire etnologia, visto che parliamo ancora di un sapere tardo ottocentesco. E naturalmente mi riferisco al celebre viaggio di Warburg in Arizona e New Mexico, dove per l'appunto lo scontro con una dimensione altra rispetto a quella dell'archivio fiorentino, dove Warburg aveva condotto fino ad allora buona parte della sua carriera, dà nuovo impulso anche all'elaborazione concettuale che porterà appunto alle formule di Pathos. La scommessa di oggi è stato in qualche modo sovvertire questo quadro, cioè non partire dalla declinazione storica del concetto, anche se sicuramente ne avrà modo di parlare Marcello e eventualmente ci ritornerò io, ma appunto interrogandosi proprio su quella che potremmo dire la funzione archetipica di Pathos Formae, non fosse che useremmo una formulazione sin troppo banale, dicevo, volendo un po' estendere anche il campo di applicazione di queste problematiche, siamo partiti, o per meglio dire, Marcello partirà perché è a lui che si deve questo lavoro, appunto da un'applicazione ben più vasta di questi problemi, che ci porterà sì nel campo dell'antropologia, ma un'antropologia già all'altezza della svolta, naturalmente, strutturalista di Levi-Strauss. Io però non direi altro, naturalmente avrò modo di intervenire nuovamente e mi auguro che poi in sede di discussione ci sarà modo di riprendere anche queste tematiche più trasversali, però cederei innanzitutto la parola a Marcello Barison perché, come vedrete, il percorso che ha preparato per noi oggi è molto ricco e non vorrei davvero sottrarre altro tempo a questo itinerario. Marcello, prego. Grazie, grazie insomma sia della presentazione adesso di Alessandro e per l'invito da parte degli organizzatori del seminario, poi questo appunto il professor Brandalise, il professor Susanetti e tutti i presenti connessi e interconnessi. Come accennava Alessandro, noi ci eravamo un po' strutturati a livello così di organizzazione di questa tempistica in una mia presentazione, diciamo così, di medio raggio, una sorta di medio metraggio sul senso del pathos formae in Warburg, però declinato secondo una prospettiva strutturalista, cercherò appunto di esaurire un pochino le mie coordinate così concettuali nell'ambito dei tre quarti d'ora, massimo un'ora, questa era almeno
l'indicazione, fermo restando che sono ben fiero di essere così interrotto e felice di essere interrotto, e quindi se vi fosse occasione, trattandosi anche di un ambito seminariale, di un dialogo così aperto anche a colpi intermittenti, sarebbe lieto così di accogliere e discutere con voi, anche perché visto la tipologia dell'indagine che ho cercato di mettere insieme, vedrete anche in maniera abbastanza tutto sommato così, non vorrei dire raffazzonata, ma senza dubbio così, forse con qualche impaccio, si tratta di tematiche per le quali bisognerebbe dedicarsi con più lungo momento. Poi non so se riuscirò poi effettivamente a tirare le fila del mio discorso, se la mia sarà più che altro una campata e dedita a mostrare alcune congruenze riscontrabili tra il discorso warburghiano e la serie del discorso prima archetipico in senso junghiano e poi strutturalista. Cercherei quindi comunque di cominciare, innanzitutto vi dirò che il testo fondamentale che spererei poi a un altro punto di poter frequentare con voi, che vorrei considerare, è questo che vedete qui, che avevo messo anche nella bibliografia, Le strutture antropologiche dell'immaginario di Gilbert Durand, che effettivamente a leggerlo, soprattutto dopo aver così rinfrescato letture warburghiane in questi giorni, a rileggere il testo di Durand, si è particolarmente colpiti perché c'è una consonanza di intenti e anche a livello profondo delle strutture teoriche convocate per parlare così dello storicizzarsi delle immagini simboliche, che per certi versi lascia esterrefatti. Direi quindi che in sintesi il mio percorso coinciderà con il prendere di petto l'argomento del simbolismo delle immagini e del loro tragitto storico in congregazioni coerenti, quelle congregazioni coerenti che chiamiamo appunto pathos formen, vedere come vi sia un'assonanza ma assolutamente incompleta, sia per quanto riguarda la parte archetipica e quindi il discorso operato da Jung, sia per quanto riguarda poi l'approccio strutturalista di Lévi-Strauss. E come invece, proprio andando in direzione di Durand e del libro sulle strutture antropologiche e l'immaginario, si possa in qualche maniera arrivare a una sorta di sintesi che recupera il discorso warburghiano, pur senza menzionarlo in maniera diretta, tenendo conto di ambo i limiti dell'approccio sia strutturalista che psicoanalitico, e in qualche maniera quindi il vero eroe, o se preferite il vero colpevole, in questa scena sarà appunto il testo di Durand che vi ho appena mostrato. Ciò detto, partirei quindi in questa perlustrazione che vorrei anche appunto fosse investita da una certa articolazione concettuale, partirei da un punto, come dire, per far leva. Sapete quando si deve far leva per definire una qualche ossatura concettuale? Il punto attraverso il quale si fa leva è sempre apparentemente esterno. Peraltro anche Warburg si accennava prima al viaggio in Arizona e New Mexico, anche Warburg in realtà ci porta a un punto di esteriorità per riguadagnare un occhio particolarmente intensivo sui nostri stessi sistemi di segni e sistemi, diciamo così, iconografici. Quindi questa mossa dell'esteriorità come punto per guadagnare una sorta di interiorità anche concettuale speculativa del proprio discorso, io vorrei applicarla in fase di abbrivio, considerando un passo in apparenza eterogeneo che si trova alla fine del carteggio, niente meno che tra Roberto Longhi e Berenson, i famosi scartafacci, appunto le lettere scartafacci pubblicati da Adelphi. A un altro punto, in questo carteggio, che va subito al cuore della problematica che io tenderei a voler delimitare, della quale vorrei parlare con voi oggi, a un altro punto c'è una discussione, il parlante, lo scrivente, anzi è Roberto Longhi, che pone in discussione il ruolo dell'immaginazione e di un'immaginazione indipendente dalle forme della sensibilità nel coniare quelle immagini della storia dell'arte che però, ogni qualvolta noi ne traiamo riscontro, hanno una loro materialità che è in qualche maniera inderivabile da un puro gioco a priori della mente, secondo Croce. Quindi, appunto, secondo Croce, sarebbe impossibile dedurre la storia dall'idea, quantomeno sicuramente la storia dell'arte, mentre invece
Longhi sembra avere un atteggiamento così, particolarmente, a mantenere una certa ambiguità. Vi vorrei però leggere brevemente questo testo, farò comunque con voi più citazioni, magari in un secondo momento potrei anche mettere a disposizione i testi che ho citato, che adesso purtroppo non ho avuto nemmeno il tempo materiale di poterli inserire in una presentazione, diciamo, con slide. Vi leggo il testo, spero che sia intelligibile, e dopodiché lo commentiamo brevemente per enucleare un po' il problema di cui vorrei parlarvi oggi. Scrive Longhi: Croce, però, dice che le immagini prodotte dall'immaginazione non solo non sono intuizioni pure, ma non sono neppure un prodotto teoretico qualsiasi. È un prodotto di arbitrio. L'arbitrio è estraneo al mondo della contemplazione e del pensiero. Potrebbe dirsi che l'immaginazione è artificio pratico o gioco che si compie sul patrimonio delle immagini che lo spirito già possiede. Mi sentite? Sì, no, ho sentito rimbombo, scusate. Che lo spirito già possiede. Allora, qui Longhi mette in evidenza che cosa? È il rapporto tra una dimensione, diciamo, empirica del rapporto con le immagini, che non può essere un prodotto puramente mentale, ma non può nemmeno essere prodotta storicamente senza che vi sia una sorta di gioco a priori della mente capace, nell'ambito appunto di quelle che chiameremo kantianamente le intuizioni pure, quindi le maniere attraverso le quali noi modelliamo il rapporto con lo spazio e col tempo, ebbene appunto queste strutture a priori della mente devono in qualche maniera agire. Non è possibile spiegare le forme iconiche dell'arte semplicemente da un rendiconto, da una sussunzione di ciò che noi esperiamo dal punto di vista empirico. Dobbiamo continuamente mettere in gioco dei modelli, delle forme che sarebbero già mentalmente attive indipendentemente da quel contenuto materiale arbitrario del quale di volta in volta gli artisti vestirebbero le forme che però hanno concepito con un gesto primariamente mentale. Ora, questa opzione, chiaramente un'opzione, noi adesso potremmo fare un'analisi micrologica del testo, è quasi impressionante vedere che Longhi, pur muovendosi nell'ambito della storia dell'arte, parla di intuizioni pure, parla di immaginazione, derivando il termine direttamente dagli studi, diciamo, del post-idealismo tedesco, è esattamente l'Einbildungskraft, prima kantiana e poi fichtiana, ciò di cui sta parlando, cioè la capacità della mente di mettere in immagine indipendentemente da una prassi empirica. Noi creiamo e diamo luogo alle nostre strutture mentali, cognitive, immaginali, prima di scontrarci con il fatto che esse devono essere in qualche maniera sempre declinate in un materiale appunto storicamente determinato. Evidentemente la forma iconografica che l'arte esprime non è completamente derivabile da un gioco puramente interno alla materialità, ma deve essere in qualche maniera imposto alla materialità da una capacità di pensare che già ragiona in forme prima che queste forme siano vestite della materialità storica che andranno, nella quale andranno a determinarsi. In altre parole, si sta in qualche maniera supponendo che l'arte non sia semplicemente un fatto storico, ma che in ogni determinazione artistica sia presente anche una componente trans-storica di carattere mentale che ha a che vedere con un gioco di forme della mente che si situa a priori rispetto al processo produttivo in senso materiale nel quale poi queste forme vengono a declinarsi e a depositarsi. Perché volevo partire da questa problematica? Perché mi sembra che colga già nel segno la problematica sulla quale di fatto si arrovella un po' tutta l'opera di Warburg e dalla quale anche è possibile così coniugare il suo confronto sia con la dimensione psicoanalitica che con la parabola strutturalista. Che cosa significa infatti, chiederebbe, per riassumendo, uno il problema cruciale di cui sto cercando di parlarvi, semplicemente declinando il problema dell'arte dal punto di vista, diciamo così, da un lato dell'arte come evento storico materiale e dall'altro dell'arte come evento formale, laddove le forme dell'arte però dovrebbero sottrarsi a una riduzione empirica rispetto, diciamo così, agli stessi fatti materiali che le declinano. Che cosa dovremmo allora immaginare di capire? Dovremmo chiederci che cosa significa
capire un fenomeno storico, culturale o artistico. Qual è il senso profondo di un fenomeno storico? Il senso di un fenomeno storico è ricostruibile semplicemente a partire dalla determinazione e dallo studio delle condizioni storiche contestuali, cioè del vincolo storico in senso materiale che determina il fenomeno rendendolo il fenomeno che è, oppure se invece intendiamo veramente interpretare, capire, porci in un regime di corrispondenza, di consonanza con il fatto storico, dobbiamo invece ammettere che un fatto storico, anche un fatto artistico in quanto storico, semplicemente parla ed è significante per noi a vari livelli e in vari tempi del divenire storico. Che cosa intendo dire con questo? Che se, ad esempio, noi leggiamo le Baccanti di Euripide o ci confrontiamo con alcuni degli esempi che ora andremo a trarre dalle pagine di Warburg, ad esempio la morte di Orfeo o una lamentazione di Donatello, oppure ancora il famoso rituale del serpente che nella sua famosa conferenza Warburg, soprattutto in chiusura, paragona al serpente di bronzo che incontriamo idolatrato e prodotto da Mosè nell'ambito dell'Antico Testamento, al serpente che si attorciglia intorno alla verga di Asclepio e che rimanda a sua volta agli incontri appunto con dell'iconografia del serpente a varie epoche che vengono nominati nella conferenza. Allora, se noi riusciamo in realtà a interpretare una sorta di contenuto iconografico che però diventa anche un contenuto di esperienza, che diventa significativo a varie tappe della storia, tant'è che noi stessi possiamo fruire di un testo come le Baccanti, possiamo interrogare un rituale di una cultura che non è nemmeno la nostra, possiamo porci in risonanza con un'opera d'arte che proviene da un'altra epoca e l'impatto esperienziale che viene a determinarsi tramite questo confronto non è del tutto irrilevante, ma acquisisce una sua significanza, motivo per cui sembra che vi sia una sorta di nucleo di senso espressivo, di senso espresso, diremo, che è in grado di porsi transstoricamente e di attraversare, di conservarsi attraverso le diverse epoche storiche, riuscendo a parlare in contesti che sono indipendenti dal contesto storico materiale in cui quella stessa opera era venuta a prodursi. Questo per dire che forse bisognerebbe allora riuscire a parlare di una dimensione che non è semplicemente quella del vincolo storico determinato del contesto nel quale un'opera si è prodotta, ma vi sarebbe una dimensione transstorica, un nesso di altra natura, una sorta di corrispondenza, una concordanza, una omologia che permette a fenomeni diversi di essere considerati dal punto di vista di una sorta di identità espressiva che può essere interpretata e recepita attraverso le epoche nella stessa maniera o facendo riferimento a una dimensione di contenuto espresso che si mantiene, se non identica, quantomeno omogenea attraverso le diverse istanze storiche. Bisognerebbe quindi ipotizzare l'esistenza di contenuti non semplicemente contestuali, plasticamente determinati, ma di contenuti che attraverso le forme plastiche riescono a mettere in opera, nell'opera d'arte, degli invarianti che pur cambiando, nel senso che anche se il contenuto è espresso dal punto di vista dell'esperienza provocata, può essere invariante, non significa che la forma di quell'espressione debba essere identica, ragioneremo poi su questo, ma questi invarianti percettivi, invarianti esperienziali che vengono tradotti e trasposti in esperienza dall'opera d'arte potrebbero quindi coniare una sorta di corrispondenza orizzontale che attraverso diverse epoche riesce a mettere in opera un contenuto di senso espresso che si mantiene se non identico quantomeno in un regime di sviluppo lineare. Se sì, allora bisognerebbe riuscire a capire qual è la natura di questi invarianti e soprattutto dovremmo anche imparare a chiedere, e su questo appunto la scienza senza nome warburgiana immagino abbia delle cose da dire, poi potremmo interrogare questa espressione, bisognerebbe chiedere infatti che tipo di disciplina
può essere la disciplina che è in grado esattamente di tematizzare questa sorta di sviluppo a sottoforma di modello invariante che viene trasmesso come contenuto di senso espresso attraverso le varie epoche e che trova riposo, sedimento e manifestazione di sé nelle forme plastiche di ciò che chiamiamo arte e storia dell'arte. Benissimo, questo è il contesto inizialmente. Ora cerchiamo di approfondire un pochino, perché altrimenti sembra che le mie parole siano un po' così volteggianti in una sorta di dimensione teorica astratta che magari riesco ad abbozzare solo in maniera approssimativa, mentre invece ricorrendo ad alcune esatte determinazioni warburgiane cerchiamo di capire più a fondo di che cosa si stia parlando. Vorrei innanzitutto prendere principio dal famoso saggio su Dürer e l'antichità italiana, le antichità italiane, che è raccolto nel volume, insomma, della la rinascita del paganesimo antico e tutte le sue varie edizioni, saggio importante non fosse perché è il primo luogo, diciamo, in maniera determinata dove compare l'espressione pathos formel. E in questo testo, a un dato punto, vi sono vari passaggi, ma proprio in apertura si parla del quello che potremmo quasi chiamare un sintagma espressivo della morte di Orfeo. Si parla del sintagma della morte di Orfeo, si fa riferimento al fatto che appunto sia stato trattato e abbia ottenuto manifestazioni in diversi contesti, si parla appunto della morte di Orfeo nei disegni dell'Alta Italia in possesso di Lord Rosebery, e cominciamo col dire che il disegno della morte di Orfeo preso in considerazione da Warburg è un disegno del 1494 di Dürer, che è raccolto appunto in conservato ad Amburgo e che quindi appunto a cui Warburg aveva avuto accesso diretto. Questo è il punto di partenza. A partire poi da questa immagine, e Warburg traccia in maniera anche abbastanza obliqua, abbastanza intermittente, dobbiamo dire. Molto spesso con Warburg non dobbiamo ricostruire le parabole teoriche e anche appunto di queste conferenze che talora sono prese in forma piuttosto rapsodica e si muovono come una sorta di sottotraccia appuntato. La conferenza del serpente, ad esempio, lo sapete già tutti, immagino, è quasi impressionante. Warburg non voleva pubblicarla, si era opposto in tutte le maniere, affermava di vergognarsi di quegli appunti, consegnata a Sachs e poi era stata vista da alcuni, tra cui anche Cassirer, ma non voleva essere pubblicata in quel modo. È sempre così, bisogna quindi rintracciare sotto traccia dei legami, sancire dei legami teorici tra appunto istanze che apparentemente hanno anche, come dire, un andamento piuttosto scollegato. Dicevo quindi i disegni che citavo, la morte di Orfeo, che poi però viene anche ripresa in alcuni piatti della collezione Correr, in una placchetta del Museo di Berlino e un disegno forse di Giulio Romano del Louvre. E che cosa mostrano tutte queste, diciamo così, occasioni plastiche nelle quali abbiamo la riemersione di uno stesso contenuto espressivo variamente, diciamo così, configurato in diversa foggia plastica? In tutte queste mostrano, qui cito Warburg, quasi del tutto concordi con quanta forza vitale questa medesima formula patetica, archeologicamente fedele, ispirata a una raffigurazione di Orfeo, si fosse naturalizzata negli ambienti artistici. Si parla quindi appunto, e poi procede, di una sorta di, come dire, identità profonda che ha a che vedere con una, qui lo dice in maniera chiarissima, con una forza vitale tramite la quale si manifesta una medesima formula patetica. Allora, su che cosa questo significhi esplicitamente, per declinare appunto il significato di questa espressione, procediamo brevemente con la lettura del testo. Qui suona, leggo ancora Warburg, accanto all'immagine, la voce genuinamente antica, familiare al Rinascimento. Che la morte di Orfeo non fosse soltanto un tema di atelier di interesse puramente formale, ma un'esperienza vissuta appassionatamente, con piena intuizione del dramma misterioso della leggenda dionisiaca, rivissuta realmente nello spirito e secondo le parole dell'antichità pagana. Tutto questo è dimostrato dal primo dramma italiano di Poliziano, dal suo Orfeo, eccetera, eccetera. Appunto, Orfeo, siamo a Mantova nel 1471. Successivamente, quindi riprendendo il fatto che questo Orfeo
ha avuto una sua, che, diciamo, partendo da Dürer, andando a rintracciare quasi, come dire, le manifestazioni disseminate di questo stesso mitema o mitologema, potremmo dire usando la terminologia di Kereny, passando per Poliziano, arrivando quindi a dire che uno stesso nucleo espressivo trova manifestazione epatica a Mantova e a Firenze, e arriva infatti a dire Mantova e Firenze qui si incontrano nel loro tentativo di inserire le formule genuinamente antiche di un'intensificata espressione fisica o psichica nello stile rinascimentale. Prendiamo quindi questi tre termini: intensificata espressione fisica o psichica, poi esperienza vissuta appassionatamente con piena intuizione del dramma, e sopra, appunto, la forza vitale di una formula patetica. Queste tre cose, la forza vitale di una formula patetica, l'esperienza vissuta, nel senso proprio tedesco di Erfahrung, Erlebnis in realtà, e l'idea che vi siano forme genuinamente antiche che trovano accesso attraverso un'intensificata espressione fisica o psichica che si ricodifica in questo caso nello stile rinascimentale. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo l'idea che vi sia una sorta di punto di intensità dell'esperienza, che questa esperienza intensiva possa essere percepita nella sua intensità identica attraverso differenti epoche che la evocano e la provocano ciascuna con i propri strumenti plastici. In questo senso il pathos formel non è nient'altro, e mi scuso per l'espressione nient'altro, che una sorta di intensità vitale, quindi una sorta di esperienza, di radicamento dell'esperienza, di radicalizzazione dell'esperienza, che può essere di volta in volta riattivato attraverso un'opportuna modalità formale che non si esaurisce nel mero formalismo, perché si tratta sempre di una forma che viene vivificata, rivivificata, fatta accadere e resa atto da un contenuto empirico, esperienziale che la attraversa e che determina quindi l'intensità patica, riesce a suscitare l'intensità patica proprio perché di volta in volta una stessa intensificazione viene semplicemente riattivata da uno strumento espressivo la cui plasticità dipende dall'epoca storica in cui questo fenomeno appunto si trova ad essere rievocato, riattivato di volta in volta da una specifica materialità. E allora la morte di Orfeo in questo senso può avere, come dire, una riattivazione quasi rituale. In questo senso bisognerebbe assolutamente andare a vedere, non è un caso che Warburg si interessi di fenomeni rituali, come si diceva prima, il caso più famoso è quello del rituale del serpente, perché il rituale di per sé che cos'è? È il luogo di una riattivazione di un contenuto originario che non esiste in quanto meramente archetipico, non esiste come una pura forma che possa esistere indipendentemente dalle serie materiali nelle quali si invera ed è destinata ad accadere di nuovo, ma il rituale è esattamente l'unico luogo dove il mito in qualche maniera esiste, perché il mito esiste esattamente all'interno di una riattivazione che ogni volta deve ritrovare una propria plasticità espressiva per poter emergere e soprattutto per poter essere, come dire, recepita come contenuto di esperienza. Non voglio soffermare ora troppo su questo elemento, anche perché appunto meriterebbe tutta una serie di altre indagini che non è mio compito fare in questo caso. Facciamo un altro esempio. Un altro esempio, poi magari appunto alcuni esempi ve li lancio semplicemente perché voglio poi andare al nodo del confronto con la psicoanalisi e con lo strutturalismo. L'altro esempio sarebbe l'esempio della lamentazione di scuola donatelliana conservata al Kunsthistorische di Vienna. Anche qui siamo invece appunto nell'ingresso dello stile ideale anticheggiante nella pittura del primo rinascimento. Vi cito un passaggio molto breve che avevo identificato perché anche questo aiuta. Eccolo qua. Qui si parla appunto di questa lamentazione di scuola donatelliana e appunto si va a vedere la modalità attraverso cui questo compianto tragico, il dramma del lutto, trova un'espressione che è quella
della riattivazione di un codice compositivo pagano che però viene immediatamente traslato invece in questo caso nella scultorea cristiana e in caso specifico nella scuola donateliana. Scrive Warburg: quello strano Cristo è adagiato in un sarcofago su cui è raffigurata Proserpina. Non ha importanza, quindi appunto, il lutto relativo alla figura di Cristo viene figurato, riattivato, utilizzando un codice espressivo di composizione che viene immediatamente ereditato dal contesto pagano antico. E scrive Warburg: non ha importanza che l'artista conoscesse o no la leggenda in tutti i suoi particolari. Egli sentiva l'essenziale, che qui, in questo sarcofago pagano, l'antico dolore per la morte di un uomo lotta per trovare la sua espressione e che questa espressione, in questa formulazione commovente, significa un inestimabile incremento del linguaggio mimico dell'umanità. Proprio questa formula patetica del lutto dei sarcofaghi pagani si trova nel monumento funebre di un cittadino fiorentino di Francesco Sassetti, eccetera. Poi prosegue l'analisi warburgiana. Qui la cosa fondamentale che ci fa capire e rimanda un po' al mio punto di partenza quando parlavo di contenuto astorico o quantomeno transstorico. Qui appunto non è importante che l'artista non sta interpretando e così riabilitando uno stile che abbia storicamente conosciuto e acquisito per poterlo riproporre. Qui il problema non è quello della tradizione, non è l'ereditarietà di codici formali che vengono assorbiti, assimilati e citati. Qui semplicemente l'identità che permette un tipo di espressione che vada a suscitare il medesimo carattere di pathos, questa identità non è un'identità trasmessa storicamente, ma è un contenuto grezzo di esperienza che, essendo lo stesso, poiché si tratta di un'esperienza luttuosa che costituisce l'esperienza dell'uomo in maniera essenziale, e ogni uomo in qualsiasi epoca, quantomeno diciamo l'uomo uscito dalle caverne di Lascaux, ogni uomo, e anche dentro le caverne ovviamente, probabilmente anche prima, ogni uomo ha come parte del suo corredo, diremmo così, non tanto genetico, ma genetico in senso ontologico, cioè ogni uomo in quanto animale storico porta dentro di sé il senso dell'esperienza del lutto. Se questo è vero, e se questa esperienza costituisce una sorta di nucleo esperienziale primario che ci definisce in quanto agenti, diciamo così, sul piano storico, evidentemente l'espressione di questo stesso contenuto può dar luogo, cioè dà luogo a forme espressive diverse, ciascuna delle quali però deve essere manifestazione di un medesimo contenuto. L'identità contenutistica sarà pertanto un'identità espressiva di carattere transtorico, della quale, cioè rispetto alla quale, le forme dovranno semplicemente servire per veicolare appunto un carattere identitario che a livello di esperienza profonda si mantiene equivalente. Ora, con questo non si sta dicendo che le forme siano le stesse. È evidente che ogni epoca trova appunto un conto è un'elaborazione della figura di Proserpina, un conto è un sarcofago nel quale appunto troviamo la figura cristologica o comunque una mitologia successiva. Quindi è evidente che il gioco delle forme sarà diverso, ma proprio la diversità delle forme iconograficamente visibili serve dal punto di vista plastico per riattivare una coordinata esperienziale profonda che ha il medesimo carattere patico. Questo è ciò che interessa a Warburg, ed è ciò che Warburg in maniera incessante ha sempre cercato di definire, ed è ciò che Warburg è andato a cercare anche nel suo famoso viaggio in Arizona e New Mexico, proprio perché non si tratta di studiare le popolazioni cosiddette altre per immaginare che al loro interno vi sia alcunché di completamente inassimilabile, almeno non è questa l'intenzione warburgiana, ma si tratta invece di riuscire a imporsi in relazione a un'esperienza fondamentale che definisce i nuclei patici della vita in maniera sufficientemente radicale, tanto che in diverse civiltà si è trovata l'occasione e si è sentita la necessità di fornire a tutto ciò un'espressione che poi viene a depositarsi nell'ambito plastico delle forme artistiche.
Ora vi così non vi tedio oltre con troppi altri riferimenti, mi soffermo solo su uno, che è quello che poi mi darà l'accesso al prosieguo della mia comunicazione. E quando, cioè, Warburg, andando a indagare questi che ora abbiamo definito in varie maniere come appunto nucleo grezzo di esperienza, nucleo patico, dimensione profonda che reclama di essere espressa perché definisce delle forme prioritarie, primordiali, primarie dell'esperienza dell'essere nel mondo, questo potremmo anche dire da parte dell'esserci, convocando un adeguato lessico filosofico. Ebbene, questa cosa, che adesso dovremo un po' capire come funziona, volutamente l'ho lasciata in maniera per ora un po' ambigua, viene riconsiderata e nel finale appunto del saggio dedicato allo stile anticheggiante, Warburg trasmette così un'idea che poi di fatto sarà l'idea che andrà perseguendo in tutta la sua appunto ricerca. Scrive Warburg, qui siamo proprio in chiusura del saggio, se nel corso dell'esposizione ho dovuto parlare troppo spesso di formule del pathos, come traduce appunto l'edizione di Bing delle pathos formule, bisogna considerare che queste formule finora non sono state né raccolte singolarmente né tantomeno vedute nella loro connessione. Allora, queste formule del pathos non sono state né pensate in quanto singole, cioè non si è capito esattamente quale sia la loro natura. Noi abbiamo parlato appunto di un nucleo di esperienza, abbiamo parlato di un senso che deve essere espresso, abbiamo capito che tutto questo senso espresso si avvale di diverse forme plastiche nell'evoluzione storica, ma non abbiamo ancora esattamente definito quale sia, diciamo così, da un punto di vista concettuale, di che cosa si stia parlando, che cos'è che continuamente deve essere espresso e che rimanda appunto e che viene così identificato da Warburg con l'espressione formule del pathos, prima cosa, quindi di qual è l'oggetto della nostra discussione, e successivamente non sono mai state studiate nella loro connessione. Beh, questo è abbastanza impressionante, perché voi capite che qui di fatto si sta già parlando dell'atlante delle immagini, cioè di fatto l'atlante delle immagini non è nient'altro che il tentativo di riconoscere nella loro singolarità alcune di queste formule del pathos, pensandole in dei pannelli, in dei sistemi matriciali che mettano in luce di volta in volta un sistema coerente di connessioni tra diverse singolarità che sono legate da una particolare struttura semantica. Quindi le diverse tavole del famoso atlante warburgiano sono esattamente un tentativo di classificazione al contempo verticale e orizzontale, nel senso che poi appunto si tratta di tavole che dialogano anche nella serie, diciamo, che ci porta dall'una all'altra, una dopo l'altra. Su questo tornerò successivamente, perché mi interessa questo elemento, anzitutto per andare a definire di che cosa stiamo parlando, quindi l'elemento singolo, e poi perché azzarderei dire, ma per dimostrarvi questo avrei bisogno magari appunto di tempi più lunghi, che proprio Gilbert Durand, nelle strutture antropologiche dell'immaginario, propone effettivamente una sorta di classificazione delle immagini che non tenta altro che pensare il rapporto tra espressione contingente e contenuto patico di un'esperienza fondamentale nell'ambito di una teoria generale che riesca a classificare tutte le diverse forme di espressioni a partire dall'identità di contenuto. Quindi di fatto compie, è un po' come dire, volendo, potremmo quasi utilizzare il testo di Durand come una sorta di commento di base che ci spiega effettivamente quello che succede con l'atlante delle immagini. Sarebbe anche interessante effettivamente compiere un'operazione teoretica precisa a riguardo, cercando proprio di identificare le ricorrenze e le corrispondenze tra ciò che fa Durand nel suo libro e l'atlante delle immagini, soprattutto ora che anche disponiamo appunto di versioni così sufficientemente analitiche da poter anche tentare questo tipo di approccio. Allora, dicevo, andiamo a vedere prima che cosa significhi concepire dal punto di vista della singolarità esattamente la formula del pathos e poi come si tratti di instaurare dei legami che mettano insieme delle strutture capaci di pensare le connessioni tra diverse formule del pathos. L'ultima citazione warburgiana che ci aiuta innanzitutto a pensare il pathos formen nella sua singolarità la prendiamo dal testo che ho citato più volte, Il rituale del serpente. A un dato punto, all'interno del testo, siamo più o meno a metà della comunicazione
Warburgiana, la clinica di Kreuzlingen, si dice: si tratta di stabilire un nesso, quindi stanno parlando appunto del rituale di danza che viene operato attorno a un albero sacro che Warburg si rende conto essere rimpicciolito, comunica con il vecchio del villaggio con il quale gli spiega che è stato rimpicciolito per tutta una serie di questioni che rimandano anche a una logica sintaticamente mitica, e dopo questa breve discussione che viene riportata da Warburg, Warburg commenta dicendo: si tratta di stabilire un nesso tra le forze naturali e l'uomo, di creare cioè il simbolon, l'anello di congiunzione, ed ecco che il rito magico opera allora un collegamento reale inviando un mediatore, in questo caso un albero, più vicino dell'uomo alla terra, poiché in essa affonda le sue radici. Allora qui abbiamo ovviamente la questione, perché in realtà quel nucleo di esperienza del quale vi stavo parlando, per essere esperito e riattivato attraverso codici espressivi plasticamente differenti, ha bisogno di avere esattamente il carattere mediatore del simbolo. Come si ripresenta lo stesso contenuto patico intensivo? Come rievocare una medesima esperienza vissuta come quella del lutto attraverso una codificazione plastica differente, poiché chiaramente il mito di Proserpina non è identico alla lamentazione di Donatello, che presenta invece un contenuto cristologico? Com'è possibile che attraverso formule plastiche differenti trovi espressione una sorta di percezione indotta che ci permette di riconciliarci e di andare in qualche maniera a esperire un medesimo Erlebnis, un medesimo vissuto? Tutto ciò è possibile solo perché la forma plastica che ci viene presentata ha un carattere eminentemente simbolico. Quindi dal punto di vista singolare, io so che sto tagliando con l'accetta e so che c'è una discussione ovviamente molto così aggressiva e diffusa a riguardo, ma vorrei proprio esattamente porre a tema questa questione, e cioè che la modalità attraverso la quale la stessa funzione patica può trovare espressione attraverso una configurazione plastica di volta in volta distinta è il simbolo. Il simbolo è la singolarità plastica che tiene insieme, in quanto mediatrice, da un lato il contenuto ancestrale di un'esperienza patica costitutivamente identica, un'intensità vitale che trova espressione attraverso le forme artistiche, ma dall'altro, proprio in quanto mediatrice, ha da un lato una natura iconica, cioè il simbolo è sempre immagine di sé. Il simbolo è un tramite che può essere tramite proprio perché ha di per sé una natura estesa, ha una natura immaginale, quindi è una forma dello spazio. Potremmo così dire che non è un'intuizione pura, ma è un'estensione pura, ricodificando un certo lessico kantiano. Il simbolo è un'estensione pura che funziona solo qualora la si attraversi. La funzione del simbolo non esiste come contenuto astratto storicamente indipendente da un'esperienza, non è un a priori, in questo senso non può essere una pura forma, in questo senso non è un archetipo, in questo senso Warburg non ci parla esattamente di archetipi, e qui svige la sconnessione, a mio avviso, rispetto al discorso psicoanalitico. Il simbolo, in quanto estensione pura, è anche sempre impura, perché già guarda all'esperienza percettiva che mette in moto quella canalizzazione di esperienza che dalla percezione dell'oggetto plastico rimette a quel contenuto patico originario che è il vero contenuto di esperienza del quale noi fruiamo quando abbiamo a che fare con un'opera d'arte. Da questo punto di vista, quindi, Warburg si occupa di sistemi di coordinazione simbolica e di connessioni simboliche tra elementi plastici che hanno, per quanto riguarda le stesse tavole dell'Atlante, un carattere di omologia, cioè esistono delle ricorrenze nell'assetto formale di diverse espressioni simboliche che possono essere coordinate perché in qualche maniera hanno una sorta di consonanza formale. La consonanza formale non riduce il simbolo a un evento che sia pura forma, perché il simbolo è una forma che funziona solo investendo di sé un contenuto empirico che viene così dato e fruito da un'esperienza. Ma
tra diverse esperienze che sono sempre empiricamente connotate, ritualmente esperite, è possibile tracciare una dinamica di corrispondenze formali qualora appunto la modalità espressiva riveli una particolare affinità, che questa sì è formale, ma solo perché si trova all'interno della stessa tavola dell'Atlante. Tra tavola e tavola invece vige una sorta di corrispondenza orizzontale che non è, diciamo così, omeomorfica, ma che rimanda invece a una sorta di scansione e riprende, diciamo così, una sorta di dimensione storica che invece sembreremo abbandonare nel momento in cui instauriamo semplicemente delle corrispondenze formali, perché la forma è esattamente ciò che si sottrae al divenire, che si mantiene identica nonostante appunto il divenire storico. Mentre invece, se noi vogliamo parlare, saltare di tavola in tavola, dobbiamo riconfigurare la possibilità che vi siano anche corrispondenze orizzontali nella storia tra sistemi più o meno chiusi, a mio avviso non sono mai esattamente chiusi, e anche Warburg avrebbe completato le proprie tavole in maniera, come dire, anche diversa, non a caso le riaggiornava continuamente. Quindi questi sistemi, diciamo, semichiusi, che funzionano in base a un sistema di corrispondenza formale, ma che si alternano dando luogo anche a un sistema di corrispondenza orizzontale che invece aggiunge all'elemento della sincronicità l'elemento della diacronia. Però adesso, questo un po' accelerando, vi mostro un po', vorrei mostrarvi come funziona esattamente quello che ho cercato di dire. Quindi teniamo insieme innanzitutto che la singola istanza definita come formula del pathos ha una natura simbolica per i motivi che ho già detto. Vorrei ora prendere proprio al principio da questa evenienza, andando a vedere appunto che cosa ce ne fa la psicanalisi junghiana. Perché anche prima, quando partivamo da Longhi, Longhi parlava in qualche maniera di strutture a priori del pensiero. Diceva che appunto nell'elaborazione immaginale, che poi da un punto di vista pratico, secondo Croce, è una questione puramente arbitraria, c'è un'amalgama di contenuti che non dipende da delle speculazioni a priori, da un assemblaggio di forme a priori. Diceva invece Longhi, io opero un'elaborazione contenutistica, diciamo così, mi attribuisco al gioco a priori delle forme mentali, dei contenuti empirici, ma esiste un gioco delle forme a priori. Quindi immediatamente sembrerebbe che esistano delle forme archetipiche, che sarebbero appunto delle forme primordiali che sono puramente forme e quindi appunto prima di giocarsi con il mondo hanno una struttura indipendente dall'esperienza. In questo senso una struttura indipendente dall'esperienza che rimanda peraltro a una loro, diciamo così, strutturazione originaria, altrimenti non sarebbero archetipi ma tipologie. Infatti, a mio avviso, Warburg, quelle di Warburg non sono archetipi, ma sono semplicemente tipi, quindi la sua non è un'archetipologia, ma una tipologica delle icone, proprio perché in realtà Warburg è completamente disinteressato al problema dell'origine e pensa, diciamo così, il défilé delle forme come qualcosa che è continuamente incarnato in una propria storicità, non ha interesse a risalire a un'ipotetica forma primitiva che, appunto, a suo avviso probabilmente nemmeno esiste. Ma ciò detto, appunto, torniamo a Jung e vediamo che invece la situazione un po' si complica. Cercherò di darvi un'idea anche della psicoanalisi junghiana un po' meno, diciamo così, semplificatoria di quella che potremmo invece definire, perché sarebbe semplicemente facile dire che l'archetipo junghiano è incapace di storia, se il simbolo deve sempre essere coniugato con un'esperienza plastica e in quanto tale votato a una dimensione di esperienza storica, quindi le unità simboliche warburgiane singolari non possono essere di carattere archetipico. Questa sarebbe, diciamo, una versione così vulgata anche della distanza della psicoanalisi junghiana da Warburg. Poi però andiamo a leggere Jung e ci rendiamo conto che Jung, che senza dubbio non è un uomo di poco acume, si rende benissimo conto di questa dimensione e non a caso si interessa di un piano simbolico legato all'archetipica che è tutt'altro che un piano statico ed è tutt'altro che un piano puramente formalistico. Questo Jung lo dice in maniera chiara quando in un saggio che si chiama La struttura dell'inconscio dà una definizione del inconscio, famoso inconscio collettivo, divisa in 7 punti e io considererei con voi, appunto siamo alla fine del saggio La struttura dell'inconscio, il 4° punto. Il 4° punto dove l'inconscio viene legato alla dimensione simbolica. Sentite che cosa scrive Jung. L'inconscio è così composto. In primo luogo da percezioni, pensieri e sentimenti
che non sono rimossi a causa della loro incompatibilità personale, bensì sono da sempre subliminali perché dotati di scarsa forza stimolante o scarso investimento libidico. Questo non ci interessa, perché se mi metto adesso a commentare ci metto un'ora solo qui. Però questo invece è quello che ci interessa. In secondo luogo, l'inconscio è composto da residui subliminali di funzioni psichiche arcaiche presenti a priori, e fin qui sembra appunto un apriorismo che non è capace di storia, quindi un formalismo che non è capace di simbologia. Ma, aggiunge, i quali in qualsiasi momento possono essere ricondotti a funzione da un certo ingorgo della libido. Cioè queste strutture apparentemente a priori possono continuamente essere riattualizzate qualora si verifichino delle condizioni nel flusso libidico che in qualche maniera lo necessitino. Cioè, ossia, ci sono atti, contingenti e situazioni nelle quali vengono naturalmente riattualizzate strutture archetipiche apparentemente a priori. Ossia, le strutture archetipiche vengono riconvocate nell'ambito della storia individuale e quindi trovano accesso all'esperienza proprio tramite una riattualizzazione che le scardina dai loro recessi puramente formali, portandole continuamente a riemergere sul piano della storia individuale. Quindi questi archetipi non sono così formalmente indipendenti dalla dimensione simbolica, tant'è che, continua Jung, questi residui sono di natura non solo formale, ma anche dinamica, sono pulsioni. In terzo luogo, quindi l'inconscio è costituito, proprio per questo, da combinazioni subliminali in forma simbolica, non a caso ancora in grado di divenire coscienti. Qui abbiamo quindi una... il discorso sembra tracimare rispetto alle coordinate classiche. Esiste una riattivazione pulsionale che si presenta sotto forma di pulsione esperita. Quindi l'archetipo non è una dimensione puramente primordiale, recessiva, che riguarda una statica arcaica delle forme della mente, ma può continuamente venire riconvocata e riattualizzata. In secondo luogo, questa dimensione non è puramente formale, ma è dinamica. L'archetipo si trasferisce nelle sue, come dire, imperterrite convocazioni nell'esperienza individuale. E tutto ciò ha a che vedere e si tramuta, si traduce, trapela attraverso forme che sono forme di carattere simbolico. Tant'è che poco prima Jung fa un discorso molto preciso nel quale pone una distinzione fondamentale tra simbolo e segno, mostrando come in realtà l'archetipica o la dimensione della speculazione archetipologica operata dalla psicoanalisi junghiana in realtà fruisca di una dimensione simbolica che non riduce l'archetipo a segno, quindi a pura forma, ma continuamente in realtà fa funzionare una dimensione dinamica di riemersione coattiva o reiterata dell'archetipo che fruisce quindi di un piano storico determinato che ha a che vedere anche con una simbologia espressiva e quindi esperibile. Scrive Jung poco prima del passo dove ho appena letto. Il senso del simbolo non è infatti quello del segno che cela qualcosa di generalmente noto. Al contrario, il simbolo è il tentativo di rendere esplicito per via analogica ciò che è ancora interamente ignoto e in divenire. La fantasia ci presenta dunque ciò che è in divenire nella forma di un'analogia più o meno appropriata. Riducendo analiticamente il simbolo a qualcosa di generalmente noto, ne annulliamo il valore autentico. In questo senso, l'archetipo non è una forma chiusa, già determinata a priori, che io debba semplicemente identificare, perché altrimenti vigerebbe, diciamo così, il parametro semplicemente psichicamente incarnato di un eidos di carattere platonico che viene definito a una sua forma, posto che nemmeno Platone pensa in questi termini, ma diciamo che hanno un Platone barbaramente semplificato. Il simbolo in realtà acquisisce
la sua dimensione può essere esperito, interpretato, concepito e capito semplicemente nel divenire che continuamente lo attiva, ed è attraverso quel divenire che egli si avvale della propria prestazione formale. Non esiste una prestazione formale indipendente dalla struttura del percorso libidico che nella storia individuale e psichica dell'individuo mette in moto il valore di una simbologia. Non esiste una simbologia indipendente dall'esperienza. Da questo punto di vista, non a caso, Jung arriva a dire qualche cosa di veramente sconvolgente, e arriva a parlare del fatto che la simbologia archetipica non è una statica delle forme pure, ma è qualche cosa capace di tracciare per ciascun archetipo in chiave simbolica quelle che vengono definite delle linee psicologiche di sviluppo. Cioè abbiamo una sorta di sviluppo, proprio nel senso, sarebbe interessante vederlo dal punto di vista topologico, parlando di iconologia, cioè io prendo una forma e in qualche maniera ciò che mi rimane della forma come una sorta di cinematografia della mente è il flusso dei suoi sviluppi e delle sue trasformazioni iconologiche in senso topologico, nel senso che la forma successiva è sempre relativa a una forma precedente e proviene e si sviluppa da una precedente, ma ciò che io vedo di questa simbologia è ciò che il simbolo di volta in volta sta facendo come espressione di un divenire psichico che appunto agisce e si trova ad avere il suo significato all'interno di una linea iconologica di sviluppo. Tant'è che la prova della validità dei simboli, scrive Jung, è il loro alto valore vitale. Allora, qui interroghiamoci un pochino su questa questione. Il simbolo non è un segno, non è possibile una riduzione puramente formalistica del discorso psicoanalitico. Non è possibile una riduzione... Un attimo che ho un problema di video... Scusate, sì. Non è possibile una riduzione puramente formalistica, appunto perché non abbiamo a che vedere con la con una statica di forme pure. L'archetipo comunque guarda la dimensione simbolica, questo ce lo rende molto più vicino al discorso warburgiano di quanto sembri in apparenza, perché non convoca più una dimensione primordiale, ma convoca una dimensione di trasferimento, una sorta di transfer continuo e ciclico che si opera sulla dimensione di sviluppo di una coscienza che è sempre in quanto tale coscienza storica che assume su di sé il peso delle proprie espressioni e del carattere simbolico dei propri vissuti intrapsichici. Così dicendo, possiamo quindi arrivare a determinare qualcosa di molto molto vicino al discorso warburgiano, perché abbiamo la linea di sviluppo, quindi le immagini, diciamo così, lo stesso anacronismo delle immagini tanto caro di Dobermann, è esattamente la possibilità della dimensione simbolica del contenuto primordiale di esperienza psichico-intensiva che viene di volta in volta a trasferirsi inverando di sé delle forme che in una linea di sviluppo sono costitutivamente diverse. Quindi lo stesso contenuto a livello pattico, la stessa intensità di vissuto può essere trasferita e declinata in una linea di sviluppo capace di mettere in scena uno sviluppo storico della maniera nella quale la pulsione effettivamente si declina, dando luogo a uno scorrimento, a un trascorrere che ha il connotato di una simbologia in divenire. Se noi questa simbologia in divenire l'andiamo a studiare dal punto di vista delle forme artistiche nella quale essa si deposita, effettivamente quell'alto contenuto vitale di cui parla Jung, che si trasmette in una linea di sviluppo, è molto simile all'identità pattica capace di trasmettersi nel sistema di trasmutazione per il quale uno stesso contenuto pattico può effettivamente essere espresso in diverse forme plastiche, come accade nella storia dell'arte. Prima questione. Successivamente vorrei infine dire che effettivamente, e questo lo dice Jung dando un po' luogo nuovamente a una sorta di corrispettivo rispetto a ciò di cui stiamo parlando, questo lo dice in un altro saggio che non è più La struttura dell'inconscio, ma è il saggio La struttura della psiche. Jung, sempre parlando di questo sviluppo pulsionale della forma simbolica in rapporto all'autopercezione psichica, sempre della quale si stava parlando anche prima, arriva a parlare del ravvivarsi di possibilità rappresentative presenti fin dall'antichità,
che possono venir riscoperte dalle più varie persone in tempi diversi e non sono dunque rappresentazioni tramandate. Questa roba qua sembra, voglio dire, la sigla da porre come commento didascalico a un'opera warburgiana. Ascoltiamo di nuovo. Il ravvivarsi di possibilità rappresentative presenti fin dall'antichità, cioè rappresentare, mettere in immagine quel contenuto in chiave simbolica, quel contenuto pattico, era presente fin dalla notte dei tempi, è sempre stato possibile, ma queste possibilità rappresentative antiche si ravvivano, si ripresentano e possono, scrive Jung, venire riscoperte dalle più varie persone in tempi diversi e non sono dunque rappresentazioni tramandate. Questo è fondamentale, non è il problema di una trasmissione storica. Abbiamo che nella storia si verifica la trasmissione di un contenuto che non è un contenuto tramandato storicamente, cioè gli Hopi non hanno mai avuto relazione con la civiltà greca nella quale veniva tematizzato Asclepio, non hanno avuto nessuna relazione diretta, non c'è stato un travaso del contenuto dell'Antico Testamento quando appunto viene coniato l'idolo del serpente di bronzo, ma potremmo regredire i miti delle erinni, tutti i miti serpentini e gli angui che abbiamo nel mondo greco, nel mondo soprattutto addirittura pre-ellenico, nell'antica civiltà gidanica mediterranea, il serpente che appunto ha a che vedere con la terra, ha a che vedere con la rinascita, cambia pelle, ha a che vedere con una temporalità di rinascita, ha a che vedere con le divinità ctonie, infere, infatti striscia sulla terra e anche quando cambia pelle riemerge dopo essere appunto riaffondato nella stessa terra dalla quale riemerge, quindi il legame mitogenetico, diciamo, tra l'elemento femminile, l'elemento materno, uterino, tellurico, la figura del serpente, i culti che nel mondo ellenico e indoeuropeo vengono dichiarati ctoni, ma che precedentemente attingevano al bacino simbolico della fertilità, tutta questa cosa non c'entra niente dal punto di vista di un diretto travaso, di una diretta tradizione storica contigua con quanto vediamo in Arizona e New Mexico. Si potrebbe semmai parlare del problema di Quetzalcoatl, il famoso dio serpente azteco, semmai in quelle zone, semmai ci fosse appunto un interscambio tra il mito del serpente dell'America centrale e le popolazioni, diciamo così, di lata influenza messicana nelle terre poi del Nord America. In ogni caso non abbiamo una diretta derivazione dal contesto semitico né dal contesto mediterraneo arcaico. Eppure, senza che questa cosa sia tramandata, senza che il vincolo sia storico-contestuale, senza che possa essere accertato da una storiografia, si ravviva attraverso forme simboliche affini uno stesso contenuto profondo, che in questo senso è un contenuto simbolico di carattere archetipico. Questo Jung lo capisce benissimo ed ha effettivamente una connotazione di grande lucidità e di grande penetrazione, quasi impressionante se paragonata al discorso warburgiano. A questo punto però, siccome voglio anche concedere qualcosa agli avversari di questa coniugazione tra forma archetipica junghiana e discorso warburgiano, vorrei anche passare a un minimo di aporetica della forma archetipo. Quella di Warburg, diremo, e l'avevo già accennato prima, è una tipologia, non è un'archetipologia, perché in ogni caso, benché la forma possa essere una forma simbolica primordiale, essa esiste continuamente nella sua messa in opera storica, non esiste una forma originaria dalla quale tutte le altre, secondo un dispositivo, questo sì, platonico di filiazione, derivino. In questo senso non si può parlare in Warburg di archetipo, prima cosa. La primordialità formale dell'archetipo lo sottrae. Abbiamo visto che Jung poi, da un punto di vista pulsionale, parla del divenire di una simbologia in chiave pulsionale, ma non parla mai di storia. Non esiste esattamente un atteggiamento in grado di includere il confronto diretto col materiale storico. In questo senso dovremmo dividere tre livelli. Jung non è certamente un formalista nel senso di un formalismo incapace di divenire.
ma il divenire del simbolo non è ancora il divenire delle forme storiche che hanno un connotato plastico, così come vengono pensate da Warburg. Quindi esiste un livello intermedio ed effettivamente, se inseriamo questo livello intermedio, vi è uno scostamento dalla possibilità di applicare il metodo psicoanalitico junghiano alla teoria degli archetipi. Scusate, il metodo psicoanalitico junghiano alla teoria dei tipi o dei pathosformen di Warburg. C'è quindi una faglia teorica che agisce tra archetipo e simbolo, tant'è che è difficilissimo, quando non arbitrario, spiegare il senso degli archetipi, mentre col pathos formel tutto è anche storicamente determinato. Questa è una cosa fondamentale. Noi, anche quando parliamo di archetipologia, diciamo così, e se leggiamo testi di psicoanalisi di derivazione junghiana, c'è sempre una certa difficoltà nell'attribuire un senso definito e determinato all'archetipo. L'archetipo, giustamente, è una forma oscillatoria, è una forma che si avvale di una è polisemica, ha una capacità di continuamente di includere dimensioni semantiche tra loro alternative in una sorta di strana paratassi, ma alla fine della quale effettivamente si pone sempre il problema che ogni qualvolta andiamo a interpretare in chiave archetipica anche semplicemente la dimensione del sogno, abbiamo la possibilità effettivamente di dar significati assolutamente diversi nella stessa forma. Questa cosa con Warburg non si pone tanto, nel senso che per Warburg il sarcofago di Donatello, che riprende appunto alcune forme in quel caso del mito di Proserpina o la questione del lutto di Orfeo, ha un significato patico fondamentale, chiaramente capace di debordare dai suoi limiti semantici, di includere una dimensione semantica ambigua ed allargata, ma che non è mai vicariabile con una spiegazione completamente alternativa. C'è una determinatezza della spiegazione del simbolico in Warburg, e questa determinatezza della spiegazione del simbolico invece viene a mancare in un discorso, secondo me, di carattere semantico-psicoanalitico, e questo effettivamente sancisce una differenza e anche un modo secondario nel quale noi sperimentiamo effettivamente la faglia tra simbolo e archetipo. Si tratta quindi, a mio avviso, di fare un passo ulteriore e di andare a vedere come invece proprio nello strutturalismo e in una versione, diciamo così, not for dummies dello strutturalismo, si possa effettivamente andare a rintracciare un concetto alternativo, che è il concetto di struttura, però opportunamente declinato, per effettivamente tenere un po' insieme lo scostarsi del simbolico dalla dimensione archetipale e una modalità di pensare il formalismo warburgiano in termini appropriati di simbologia. Dirò, peraltro, che farò esattamente questo ora. Credo che Durand, semplicemente non faremo nemmeno in tempo a parlarne, perché ho capito che siamo già in cospicuo ritardo, però riuscirò a porre tutta la cornice nella quale poi qualcuno, per gli affari suoi, andrà a leggersi le strutture antropologiche dell'immaginario, usando un po', credo, questa sorta di strana triangolazione tra Warburg, Jung e Levi-Strauss, troverà, credo, le coordinate adeguate poi per rivolgersi al testo e instaurare le opportune corrispondenze. Quindi vengo a Levi-Strauss e in una decina di minuti chiudo. I capi cordata mi dicono che ho ancora una decina di minuti. Sì, se non sento particolari certamente. Poi gli accordi con il professor Metlica non so quali siano, però un'oretta mi diceva, quanto sono più o meno adesso, un'oretta, no? Secca. Siamo alle 3:15, poi dipende dai partecipanti. L'altra volta abbiamo fatto anche le 6 con il question time. Quindi Comunque, insomma, adesso io faccio così: faccio 10 minuti su Levi-Strauss, chiudo, andiamo al dibattito. Se poi eventualmente vi faccio Gilbert Durand in un secondo momento, aggiungo delle cose, se no, quello appunto ognuno se lo vede per gli affari suoi. Dicevo, quindi penso si segua la struttura del mio discorso. Bisogna andare a vedere il concetto di struttura pensato in maniera rigorosa. Perché noi effettivamente abbiamo a che fare con questo problema. Abbiamo da un lato, diciamo, quella che abbiamo chiamiamo semplicemente appunto il pathos formel. Pathos formel, il problema della forma in quanto segno statico, la questione dell'archetipo e la questione della struttura. Bisogna quindi capire la differenza tra forma, archetipo e struttura. Abbiamo visto che l'archetipo, interpretato dal punto di vista di una dinamica del simbolo, può riallacciarsi al discorso warburgiano, ma non è comunque mai in grado di assimilare in maniera piena e pregna la dimensione storica, come invece fa il discorso
di Warburg quando va a vedere la plastica micrologica delle singole opere d'arte. Vediamo a questo punto se il concetto di struttura è in grado, anche per certi versi, diciamo, rigiocato in maniera proficua col discorso sull'archetipo, di così riuscire a sanare questa mancanza. In Antropologia strutturale 2, Lévi-Strauss, abbiamo un saggio di cui consiglio a tutti la lettura, perché è un saggio veramente clamoroso, che parla sostanzialmente della morfologia della fiaba di Propp. Parla della morfologia della fiaba di Propp, c'è tutto poi un discorso anche storico interessante, perché poi Lévi-Strauss scrive questo saggio, Propp gli risponde in maniera molto piccata, mentre in realtà Lévi-Strauss sta dispiegando delle lodi, nelle quali sostanzialmente dice che Propp è il primo inventore nel senso stretto dello strutturalismo, veramente il padre nobile antesignano, però probabilmente non si sente convinto da questo apprezzamento, perché poi Lévi-Strauss nella seconda parte del saggio va anche a enucleare tutta una serie di critiche estremamente pregne e analitiche che vanno a completare un po' il discorso di Propp. Ed è proprio lì, perché il discorso di Propp, chiaramente formalismo russo, il limite del discorso di Propp, secondo Lévi-Strauss, è quello di rimanere ancorato ha una visione puramente formalistica del concetto di forma, che perde quindi qualsiasi possibilità di relazionarsi in maniera concreta a un contenuto storico, che è esattamente quello che di fatto stiamo cercando di fare anche noi, stiamo cercando di vedere con Warburg come sia possibile invece pensare un formalismo non più meramente formale, poiché in grado di recepire contenuti storico-espressivi differenti. Quindi il problema è molto affine. Bisognerebbe poi leggere il saggio in integrale, questo ora non lo possiamo fare, ma possiamo così di stralcio andare a identificare alcuni passaggi, e questi passaggi, vedrete, ci mostrano immediatamente, in maniera piuttosto lampante, il problema e anche la possibile soluzione apportata dal periplo strutturale, come è stato recentemente definito in un importante libro uscito negli ultimi anni. Scrive proprio in apertura al suo commento critico a Propp Lévi-Strauss: al contrario del formalismo, perché si è sempre detto, ma il problema dello strutturalismo, se voi di fatto fate un'indagine così anche piuttosto basilare, tutti credono che lo strutturalismo sia la forma, la conseguenza estrema di un approccio di carattere rigidamente formalista. Posto che nessun formalista è rigidamente formalista, se uno legge i formalisti russi, insomma, da Sklovsky in su e in giù, si rende benissimo conto che il puro formalismo è una specie di ideologia proiettata da tutti i detrattori del formalismo. Ciò detto, in ogni caso, lo strutturalismo si discosta dal rigido formalismo e, in questo caso, Lévi-Strauss, come sempre accade tra i grandi, usa un altro grande, cioè Propp, esattamente per dar forma alla sua immagine del mondo, alla sua interpretazione dei fenomeni. E dice: al contrario del formalismo, lo strutturalismo rifiuta di opporre il concreto all'astratto e di accordare a quest'ultimo una posizione di privilegio. La forma si definisce per opposizione a una materia che le è estranea. Ma la struttura non ha contenuto distinto, essa è il contenuto stesso colto in una organizzazione logica concepita come proprietà del reale. A parte il perfezionismo espressivo di questo passaggio, ma cerchiamo un po' di andare a vedere che cosa voglia dire. In breve, potremmo dire che per Lévi-Strauss, cioè, la struttura è la modalità aristotelica di pensare platonicamente, di pensare quello che prima sarebbe stata una forma platonica. Cioè, dal punto di vista aristotelico, facendola semplice, è chiaro che bisogna pensare la forma non più come eidos, ma come morfè. Ossia, la forma non esiste disincarnata come pura astrazione logica capace di generare, di tenere insieme l'unità logica del fenomeno che si porge in quanto aspetto visibile. Non è una sorta di riduzione al proprio contorno logico di un fenomeno materiale che però si discosti e possa astrarsi regressivamente dall'espressività materiale addivenendo alla configurazione di una pura immagine ideale. Questa sarebbe la forma nel senso platonico, mentre invece qui la forma è sempre incarnata, cioè è sempre interna al fatto concreto di un fenomeno che non può come tale che essere materiale e proprio perciò anche sempre formato.
La forma in qualche maniera è pensata qui all'interno di una sorta di sinologia, no? Che non ha a che vedere con la Cina, ma che ha a che vedere col sinolo, ossia con quest'unità concreta di materia e forma che è l'atto determinato di qualsiasi ente che in quanto tale si porge come fenomeno all'esperienza concreta di sé del proprio contenuto. Ora, quest'idea di pensare che ogni contenuto empirico è di per sé un contenuto strutturato non perde il formalismo della forma. La forma agisce strutturando un contenuto che è come tale contenuto formato, quindi non si perde la forma, ma la si associa sempre ad un evento storicamente concreto. Capite che immediatamente qui siamo molto vicini al discorso warburgiano, perché il discorso warburgiano non pensa appunto in termini semiotici, cioè non pensa in termini di segno in quanto forma potenzialmente statica, dopodiché è chiaro che dire queste cose dipende sempre che cosa uno intende con segno. È chiaro che il segno in Roland Barthes o Lacan è qualcosa di molto diverso da una sorta di staticità primordiale, ancora non contaminata dai propri divenire nel mondo, però diciamo in termini assolutamente semplificatori e quindi appunto con tutti i danni che si fanno inevitabilmente tagliando con l'accetta, evidentemente qui si sta opponendo a una semiotica caratterizzata da una concezione segnica della forma, una dinamica in grado continuamente di attuarsi in un contenuto storico, che ha come suo elemento primario non la forma del formalismo, ma la struttura in quanto forma formata che è sempre legata a un contenuto empiricamente determinato. Questa struttura meriterebbe di essere presa seriamente, perché molto spesso, peraltro, anche Levi-Strauss veniva accusato di astrattismo, ci sono pagine e pagine dove lui risponde ai suoi critici, a volte anche molto divertenti da leggere, perché si percepisce sempre l'uomo stizzito che comunque non risparmia sciabolate anche decisive e letali nei confronti dei suoi detrattori. Ma appunto, dicevo, è molto interessante perché Levi-Strauss continuamente dice: "Badate che io non ho una concezione astratta, la struttura è esattamente ciò che mi salva dall'astrazione". Cioè la struttura è una sorta di apparecchio post-hegeliano tramite il quale l'antropologia parla sempre dalla prospettiva del concreto, proprio perché parla sempre a partire dalla prospettiva di eventi storicamente strutturati. Applicate questo stesso paradigma alla storia dell'arte e capirete che infatti, come fa Warburg, che non sta mai, appunto Warburg perfino nel rituale del serpente va a vedere il rituale, anche se appunto quello specifico del serpente, quando i serpenti venivano lavati nella chiva, questa sorta di bacino in parte interrato nel quale venivano lavati e purificati serpenti vivi, poi congiunti con alcuni oli ed emulsioni prima di entrare nel vero e proprio rituale, anche di questo Warburg aveva visto probabilmente solo delle fotografie, mentre invece aveva partecipato ad altri rituali come la danza dell'antilope. In ogni caso questo va addirittura nel Mesoamerica, diciamo, del New Mexico, dell'Arizona, a vedere di primo acchito, c'è un elemento estremamente realistico, empirico, determinato in ciò che ci racconta Warburg, cosa che ad esempio non troviamo in Jung se non ex parte clinica, diciamo. Ebbene, e quando parla d'arte, Warburg ha una precisione, voglio dire, un'analiticità cartesiana nel distinguere i fenomeni di cui parla, nel fare riferimento a questa o quella opera d'arte, nell'andare a vedere anche le pieghe minime nei risvolti dell'arte meno intuita e meno indagata, disegni, appunto fregi, frontoni, ceramiche, porcellane, eccetera, tutti un discorsi appunto che si pongono anche un po', si ritagliano uno spazio apparentemente marginale, quindi non si sta parlando di gente che in qualche maniera progetta e proietta astrazioni sul reale, ma si sta invece parlando di gente che proprio dal reale e nel reale riconosce che per essere reale tutto ciò che è reale non può mai essere soltanto empirico, che è invece un proclama filosofico di grande momento, oserei dire, e cioè l'idea che la costruzione della concretezza del reale parte sempre dal riconoscimento di ciò che del reale non si esaurisce mai nell'essere puramente un fatto empirico o esperibile in maniera diretta, ma che parla attraverso, diciamo così, un trascendimento del reale in una dimensione che è sì formale, ma non per questo astratta. La struttura serve esattamente a parlare di questo e a mettere anche in moto un regime di dinamica dove la dinamica della simbologia non esaurisca mai il segno in una statica, ma riesca a pensare non solo il reale in quanto concreto, ma il concreto anche in quanto divenire e trasformazione. Questo Levi-Strauss ce lo consegna
in alcuni passaggi di grande appunto rilievo, i due su cui poi chiudo e poi mi fermo, apriamo la discussione, poi di Durand parleremo in un secondo momento, quando parla prima di definire, in un altro passaggio che vi leggerò, che cosa sia il canone di un sistema strutturale, che si struttura appunto in quanto sistema ed ha a che vedere con la capacità di recepire trasformazioni e di pensare per modelli, in questo senso questo ci porta poi direttamente a Warburg, prima, sempre nel confronto con Propp, parla del problema fondamentalmente del rapporto tra la struttura, la forma e la dimensione storica. Posto che a noi interessa salvare il concreto espressivo della dimensione storica, perché si sta parlando di forme iconologiche che trovano espressione in un proprio agone della storicità concreta, si tratta quindi di esattamente andare a filtrare questo discorso usando, come vi stavo dicendo, il concetto di struttura. Leggo brevemente, anche se il testo è talmente bello e vi consiglio appunto una lettura integrale, leggo brevemente alcuni passaggi, commento, andiamo alla sistematica della struttura e poi andiamo alla discussione. Qui scrive David Strauss: Propp appare dilaniato tra il suo miraggio formalista e l'ossessione delle spiegazioni storiche. Fino a un certo punto è comprensibile il sentimento che lo ha portato a rinunciare alla prima per ritornare alle altre, quello che Propp farà dopo la morfologia della fiaba, no? In verità, nel momento in cui egli fissava la sua attenzione sulle favole, l'antinomia diventava insormontabile. Adesso sto qui, taglio un po'. Ma è davvero la storia a mancare? La dimensione storica appare piuttosto come una modalità negativa che trae origine dallo sfasamento tra la favola presente e un contesto etnografico assente. Si risolve questa posizione quando si considera una tradizione orale ancora in situazione, simile a quelle che prende in esame l'etnografia. Propp è quindi vittima di una illusione soggettiva. Non è combattuto, come crede, tra le esigenze della sincronia e quelle della diacronia. Non è il passato che gli fa difetto, ma il contesto. Insiste poi: ci si è permesso di insistere su questo punto che riassume interamente la differenza tra formalismo e strutturalismo. Per il primo, i due campi devono essere assolutamente separati, poiché solo la forma è intellegibile e il contenuto non è che un residuo privo di valore significante. Per lo strutturalismo questa opposizione non esiste, non c'è da un lato l'astratto e dall'altro il concreto. Forma e contenuto hanno la stessa natura, sono di competenza della stessa analisi. Il contenuto deriva la sua realtà dalla sua struttura e quello che si definisce forma è la messa in struttura delle strutture locali in cui consiste il contenuto. Questo mi sembra che sia un manifesto, come dire, una sorta di manifesto potenzialmente proto-warburghiano, chiaramente mutatis mutandis, ovviamente bisogna inserire la questione del simbolo, capire che quando si parla di contesto si parla non di storiografia ma di storicità e andando così avanti con tutta una serie di precisazioni. Ma capite, questa frase è fondamentale, appunto non gli fa difetto il passato ma il contesto. In Warburg il problema non è appunto semplicemente ridurre il codice espressivo a prodotto contestuale di un determinato momento storico, che poi vada a stratificarsi in una diacronia, per cui se noi non conosciamo tutto in una determinata epoca non capiamo il senso di quell'immagine. Proprio se c'è qualcosa di transtorico nella capacità espressiva veicolata da quell'immagine, si tratta certamente di capire che non tutto è riducibile a storia, ma d'altra parte nemmeno prescindere dal contesto, come invece tende a fare un formalismo di tipo archetipologico. L'archetipo è una forma che, pur se avvicinandosi molto al simbolo, come abbiamo visto anche Jung intelligentemente sa fare, non riesce mai a privarsi di quel fenomeno di astrazione, di quel difetto di astrazione che lo porta a essere essenzialmente il pensamento di una struttura simbolica astratta in quanto decontestualizzata e decontestualizzabile. Warburg fa qualcosa di assolutamente contestuale, appunto pensa sempre in situazione, perché le forme plastiche non possono prescindere dalla propria situazione di produzione e dalla propria situazione contestuale. Il fatto che questa situazione contestuale non si risolva in una determinazione puramente storica dell'opera è da
pensare fino in fondo e va motivato col fatto che il contenuto storicamente accessibile è un contenuto di esperienza che si esprime nella storia, ma che porta ad espressione una coltre, un nucleo di esperienza primordiale, pratica in senso vitale, originario, definente la natura umana, che proviene da lontano e può potenzialmente andare lontano accordandosi con tutta una serie di altri momenti dove quello stesso contenuto pratico viene ad esprimersi. Di qui la capacità di mettere appunto il modello in risonanza attraverso un sistema di affinità elettive tra immagini e modelli espressivi che conia effettivamente la matrice o la tavola. Chiudo, come vi dicevo, andando quindi a beccare tra le varie altre cose un saggino estremamente importante dove nel concetto di struttura, questa volta in etnologia, questo è antropologia strutturale, non c'è scritto uno, antropologia strutturale e basta, l'altro è l'antropologia strutturale 2, c'è il, come dire, la definizione di che cosa sia un sistema strutturale. E il sistema strutturale ha molti caratteri, ve ne leggo due o tre, e sono esattamente quelli che vanno, secondo me, congiunti al discorso dell'Atlante delle immagini. E direi che quello che volevo poi fare, che non ho fatto, che non farò, e sul quale lascio, diciamo così, l'ispirazione a chi vuole, di coloro che ascoltano, si trattava poi di vedere come tutta questa cosa venga perfettamente fatta nelle strutture antropologiche dell'immaginario, che non a caso è una classificazione. È un libro con un'introduzione dirompente, di una perspicuità teorica incredibile, 60-70 pagine, e dopodiché 400 pagine di classificazione di immagini, cioè abbiamo 400 pagine di Atlante delle immagini scritto anziché figurato e una chiusa destinata alla metafisica delle immagini che giustifica l'operazione. Ma si tratta proprio di fare quella classificazione di connessioni che era già stata in qualche maniera appunto evocata da Warburg nel passaggio che avevo citato all'inizio di questo mio intervento. Si dice, in primo luogo, una struttura presenta il carattere di un sistema, per certi versi un atlante. Essa consiste in elementi tali che una qualsiasi modificazione di uno di essi comporta una modificazione di tutti gli altri. In secondo luogo, a ogni modello appartiene un gruppo di trasformazioni, ognuna delle quali corrisponde a un modello della stessa famiglia, in modo che l'insieme di trasformazioni costituisca un gruppo di modelli. Cioè, la modalità di trasformazione attraverso le quali uno stesso contenuto patico si riversa e trova espressione in momenti plastici affini, costruisce un modello, cioè una tavola dell'Atlante, in termini chiaramente, vuol dire poi bisogna andare a indagare, esprimerci in termini più precisi, però di questo stiamo parlando. Cioè, esiste una coerenza a livello di modello delle modalità di trasformazione tramite le quali viene fatto accadere nel momento plastico uno stesso contenuto patico? Quando abbiamo un sistema coordinato delle modalità attraverso le quali tutto ciò avviene, abbiamo a che fare con un modello di rappresentazioni che può essere posto in chiave completamente sincronica. Infine, un modello deve essere costruito in modo tale che il suo funzionamento possa spiegare i fatti osservati. Questa è una cosa che non verrebbe mai detta a livello psicoanalitico. Cioè, il modello non deve spiegare i fatti osservati, ma i fatti osservati non possono esistere se non come una forma di attuazione del modello. In questo senso, il modello archetipico ha una componente di funzionamento a priori molto simile a quella di cui parlava Longhi, cioè come se il gioco delle immagini si compisse a priori prima poi di chiedere alla realtà empirica effettivamente di andare a riempire una modalità di configurazione che è già stata pensata. In Warburg questo non accade perché la struttura non agisce preventivamente rispetto alle modalità plastiche con le quali viene attuata, ma esiste solo internamente alle modalità plastiche che la mettono in opera. In questo senso, la struttura sta sempre in qualche maniera spiegando qualcosa di osservabile, poiché ciò che è osservabile solo in quanto è in struttura. In uno dei molti esempi che Warburg fa, parla a un dato punto, fa un rapporto tra una menade e che, dov'è il passaggio? C'è un passaggio appunto dove parla di questa menade che prende tra le mani una belva dilaniata dopo un rito dionisiaco e la paragona alla modalità in cui Maddalena afferra una ciocca di capelli che sembra quasi appunto avere un carattere serpentiforme, come se effettivamente il gesto
dell'afferrare questo elemento, diciamo così, corporeo, lacerante e ferino fosse esattamente lo stesso. Ecco, esattamente questo è il discorso sul modello. Cioè, noi abbiamo gesti che vengono filtrati da forme plastiche di espressione differenti, hanno una materialità differente perché si riferiscono a diverse opere d'arte, ma in entrambi i gesti uno stesso pathos, una stessa esperienza vitale fondamentale viene trasferita tramite le immagini e resa percepibile. Quest'unità, diciamo così, trasversale tra due gesti di contenuto plastico diverso, ma di intimazione profonda, identica, effettivamente è ciò che ci pone in grado di stabilire come cornice uno stesso modello entro il quale situare evidentemente due momenti pattici, plasticamente distinti, espressivamente diversi, ma che fanno riferimento a un'affinità strutturale che è effettivamente la stessa, pensata dal concetto di struttura in quanto forma costantemente in atto che non può essere alienata né a ritroso né ex ante dal proprio contenuto. Mi fermerei qui, queste sarebbero le coordinate, poi per parlare di Gilbert Durand, ma questo lo faremo in un altro momento. Vedo connesso il professor Susanetti e non so se... No, io innanzitutto devo ringraziare Marcello per questa ricchissima e bella relazione. Scusami di non potermi trattenere, ma sono, adesso devo passare in seduta di laurea. Lancio solo una provocazione, ma che non posso discutere io in questo momento per ragioni di tempo, ma la lascio lì come un'idea, diciamo così, ulteriore nello sviluppo eventuale, futuribile, no, dei seminari. Perché tutto questo problema che giustamente Marcello ha evocato tra, diciamo, un eidos, chiamiamolo così, platonico, una dimensione di una morfè aristotelica, il problema del sinolo e tutto il plesso, come dire, poi di problemi, diciamo, teorici che gli vanno intorno in chi poi distingue forma, struttura, modello e cerca di coniugare, come dire, lo storico con il transtorico. Ecco, ci sono secondo me pagine che andrebbero rilette proprio nella prospettiva di ciò che è stato appena detto di Diano, perché Diano in un lunghissimo saggio che, come sempre lui faceva, poi ha un titolo che non rispecchia il suo contenuto, nel senso che sono più di 150 pagine col titolo Il concetto della storia nella filosofia dei greci. Poi di fatto non è che parli propriamente del concetto di storia, ma enuclea in modo forse più chiaro di quanto poi non viene fatto nel volumetto separato quelle che sono le linee della sua fenomenologia dell'arte, dove in una serie di distinzioni non solo di categorie, ma di assi dell'esperienza, mostra come tutto sommato tra simbolo, archetipo, forma e eidos platonico, laddove non ci, come dice lui poi a proposito di Aristotele, non ci si, come dire, faccia paghi di giocare con le dimensioni esclusivamente della logica, in realtà ci si muove semplicemente su angolature diverse di due assi di esperienza che possono essere fatti diversamente ruotare, ma che sostanzialmente non corrispondono a cose diverse e che salvano sia la dimensione, come dire, di una storia, se per storia intendiamo sia il fare di chi la produce, sia ciò che diventa mio nel momento in cui io, come lui descriveva, faccio o rifaccio l'arte che fruisco, il testo di cui leggo. È un discorso lungo, però forse, come dire, varrebbe la pena di, forse anche la fine di questo ciclo sugli archetipi, di provarlo a leggere insieme, perché sono pagine di un'estrema densità teorica, nelle quali lui peraltro non cita i nomi che dovrebbe citare, ma che secondo me risolvono, diciamo, laddove non si voglia immediatamente in qualche misura disporre di un qualche metodo operativo, ma come dire, restare sulla dimensione di un'esperienza,
potrebbero sciogliere una serie di distinguo, di apparenti aporie e anche quella faglia che giustamente Marcello ha rilevato rispetto ai discorsi che, come dire, i testi con cui lui ha giocato tra archetipo e simbolo, perché appunto non sono faglie, a mio avviso e ad avviso di Diano, ma proprio punti diversi nel movimento di uno stesso asse. Ma ripeto, la lancio lì come un'idea futuribile, perché forse ne varrebbe la pena, e anche perché poi, tra l'altro, anche se sembrano nomi desueti e tutto sommato anche, diciamo, obliati da una critica mainstream, il dialogo Diano Bettini, sia pur nella sua, diciamo, così collocazione nella provincia dell'impero, secondo me avrebbe una spendibilità oggi molto, molto forte, proprio anche alla luce di quello che siamo, che abbiamo ascoltato, che siamo venuti anche dicendo nel precedente intervento. Detto ciò, mi scuso e mi disconnetto e saluto sia Marcello, che ho avuto il piacere di finalmente di ascoltare dopo aver letto le sue cose heideggeriane, e naturalmente a me Alessandro, ma che ogni tanto, come dire, incrocio anche il dipartimento. Grazie a voi. Lascio la parola al professor Brandalise, che ha chiesto di intervenire rapidamente a questo punto in nome della sintonia col professor Susanetti. Già. Inesorabilmente, no, in realtà intervengo anche per avere l'opportunità di salutare rapidissimamente i due relatori, che ringrazio entrambi, e non formalmente, però effettivamente è come sostitutivo di un intervento più ingombrante e probabilmente pleonastico, forse alcune osservazioni. Devo anche dire che la chiusa di Davide, oltre a rinviarmi a situazioni anche autobiograficamente rilevanti, visto che un dialogo tra Diano e Bettini, per forza, in qualche modo anagrafica, mi ha visto spesso nelle condizioni di uno spettatore diretto. Ma in realtà mi sembra che il suo intervento avesse una motivazione che in qualche modo sposa abbastanza il motivo per cui avevo preso la parola. In realtà Marcello, in maniera particolarmente efficace, ha messo in evidenza la tensione che sussiste in tutto il campo di riferimenti che è stato così brillantemente evocato tra archetipo e simbolo. Da un certo punto di vista, forse può essere particolarmente interessante cogliere, per così dire, rispetto al problema di una riduzione dell'archetipo a simbolo o del simbolo ad archetipo, cogliere in qualche modo il valore di soglia che si determina nel campo, che si sviluppa nella tensione tra queste nozioni, soprattutto quando in un certo senso seguiamo la dinamica del loro riemergere sintomatico nel corpo rappresentato dalla cultura novecentesca. Perché in un certo senso, così come nella pathos formel abbiamo una intensità dinamica che muove verso una forma e in realtà produce la forma tendendovi, in definitiva, è questa tematica nel suo complesso che in un certo senso si fa strada e in qualche modo, attraversando le risorse dei lessici, degli apparati culturali, tende progressivamente a prendere un po' una sua forma. Sotto questo profilo io ho trovato particolarmente illuminante e utile la connessione che Marcello ha fatto nell'ultima parte dell'intervento tra, come possiamo dire, una tensione che per molti versi poteva apparire attesa, insomma, cioè quella Jung-Warburg, con lo strutturalismo. Perché effettivamente, forse anche e soprattutto attraverso la concretizzazione di questo riferimento nella forma di un'evocazione loewistrossiana, lo strutturalismo ha una sua caratteristica che da un certo punto di vista può rimbalzare a ritroso
in maniera particolarmente efficace su Warburg, in un certo senso restituendogli la sua dinamica interna, perché evidentemente Marcello è stato abilissimo nell'evitare che questo accadesse. Warburg poi in qualsiasi momento, non appena in qualche modo venga frequentato con una seppur limitata caduta di intensità, come possiamo dire, possa essere in qualche modo ridotto a una sorta di grande repertorio meramente tipologico. Cioè, come possiamo dire, una sorta di grande cimitero topico, in qualche modo. E tra l'altro qui sarebbe molto interessante vedere come potrebbe essere montata una parte di questo discorso che mettesse a reazione, proprio per ricavarne una serie di rimbalzi sintomatici, Warburg con Curtius, l'ultimo Curtius in sostanza, no? Quello essenzialmente della ricerca topologica. Dicevo, perché in realtà lo strutturalismo ha questa qualità, di fatto, nel momento in cui lo si voglia definire, la possibilità di attribuirgli il valore di un contenitore che riporti a sé una somma di esperienze teoriche come derivanti da una matrice comune, in realtà salta, e resta invece lo strutturalismo come una sorta di soglia, come una sorta abbastanza di incorporea ma tagliente sipario che discrimina tra una gamma di operazioni e un'altra fondamentalmente. E sotto questo profilo, come possiamo dire, è molto utile ciò che è stato detto dello strutturalismo attraverso Lévi-Strauss, perché in qualche modo si mette in evidenza come nulla in ciò che è struttura nello strutturalismo sta nella forma inerte di uno schema in un certo senso rigido. La struttura in realtà si ritrova costantemente in una dinamica che la costituisce, e casomai diciamo la ricaduta interessante di una sua sottolineatura sta in un certo senso nell'istituire un divieto nei confronti, come possiamo dire, delle scorciatoie espressivistiche o contenutistiche o in qualche modo storicistiche in sostanza, no? Tutte quelle che in altri termini sottovalutano l'aspetto irriducibile di ciò che potremmo chiamare linguaggio nel momento in cui se ne evidenzi la relazione appunto con ciò che intendiamo per struttura. Sotto questo aspetto sarebbe ad esempio interessante, anche se può sembrare una diramazione anarchica rispetto alle tracce che abbiamo in qualche modo condotto, tenere presente ad esempio come funziona l'elemento strutturalista. Era molto bella non a caso l'immagine, per così dire, che in qualche modo contrapponeva e sottolineava la natura post-hegeliana e post-dialettica dello strutturalismo, come funzioni lo strutturalismo all'interno della ricodificazione del riferimento marxiano in un episodio come quello rappresentato da Louis Althusser e quanto in qualche modo ne consegue, dico, tutto l'asse che va in direzione Lazarus-Badiou, per intenderci, no? Ecco. Bene, a questo punto effettivamente molto potrebbe essere in un certo senso detto. Io ritengo, ma salto una serie di considerazioni che discenderebbero direttamente da quest'ultimo riferimento, che in realtà sarebbe interessante tentare di scavare in Warburg esattamente, come possiamo dire, le implicazioni della dimensione rappresentata dall'elemento dinamico. Cioè, come possiamo dire, la forma nel pathos formal in realtà si plasma effettivamente come sviluppo della forza che la porta in luce. Ma la forza che la porta in luce è contemporaneamente la forza che la porta in luce nella esperienza singola dell'artista,
la forza che la porta in luce nel complesso di tensioni di un'epoca e di un ambiente culturale, la forza che porta in luce questo problema nell'orizzonte teorico del Novecento, in cui tutta questa scenografia viene in qualche modo allestita, no? E che in un certo senso agisce in noi adesso, nel momento in cui montiamo un seminario esattamente su queste cose. No? Insomma. Ecco, questo, vabbè, qui probabilmente si aprirebbero una serie di questioni che avrebbero bisogno però di un indugio analitico da parte mia, e anch'io dovrei aprire dei libri e cominciare a citare dei testi e a tormentare le singole parole in qualche modo per far loro dire quello che secondo me, nella mia allucinazione, vogliono senz'altro dire effettivamente, perché più o meno il nostro lavoro è in parte questo fondamentalmente, no? Decidere di mettersi al servizio di una verità che stiamo proiettando sui nostri testi. Però per il momento io smetto di nuocere e vi ringrazio infinitamente e in qualche modo mi autopunisco per le mie intemperanze, assentandomi, perdendomi il resto della discussione, andando a fare lezione, ahimè. Arrivederci cari, grazie a tutti. Madonna, grazie. Grazie. Il professor Metrica aveva chiesto la parola e appunto con l'onere e l'onore di proseguire questo filone di sassetti lanciati con perizia da Susanetti e Brandalise. Sì, in realtà io cercherò di essere davvero breve, sia per non mettere a dura prova le residue energie cognitive del pubblico, ma anche perché naturalmente qualora volessi riprendere anche gli ulteriori spunti dati da Done, terrei una seconda conferenza, non mi sembra il caso. Molti erano le suggestioni che mi ero appuntato qui, riferite all'intervento di Marcello, forse mi limiterei alla principale, quella che mi sembra forse più originale, almeno per quanto riguarda il contributo che io posso dare a questa giornata, e poi appunto lascerei Marcello raccogliere queste suggestioni già lanciate e forse questi pochi commenti. Allora, effettivamente il problema principale qual è? È quello di distinguere pathos formel e archetipo. E se da un lato le differenze sono esplicite, saltano agli occhi e forse non avremmo neppure bisogno di un'articolazione così sofisticata, dall'altro è inevitabile che alcune delle formulazioni warburgiane, per quanto storicamente calate, ricordino una dimensione più ampia. Da questo punto di vista mi sembra davvero la definizione che ha usato Marcello, mi sembra perfetta nella sua sintesi. Il simbolo come estensione pura in qualche modo già mette a riparo da certi equivoci. La tipologia warburgiana è una tipologia sempre vocata a un'esistenza storica e in quanto tale inevitabilmente si pone in maniera diversa. Si pone in maniera diversa perché, come hai detto tu, per Warburg il problema delle origini non esiste. Io forse amplierei, sottolineerei questo aspetto. Non solo Warburg è disinteressato al problema delle origini e dunque a un'eventuale formulazione archetipica delle immagini, ma è disinteressato alla stessa questione dell'arcaicità, dell'epoca arcaica. Il problema per Barbu è sempre quello di un'antichità, antiche, che per quanto si possa perdere in una dimensione naturalmente rituale, non ancora definita, della civiltà greca, è però greca, è storicamente definita e, come dire, rappresenta un bacino ideale da cui il discorso sostanzialmente parte. Quindi c'è un'origine molto precisa, che però è un'origine storica. Io aggiungerei che probabilmente questo tipo di approccio in Warburg derivava anche dalle difficoltà che sono note e ben conosciute che Warburg ha nell'approcciarsi alla materia vetero-testamentaria. La questione del proprio ebraismo per Warburg rimane una croce critica per molti anni. L'esempio che facevi tu di Mosè e del feticcio a forma di serpente sembrerebbe contraddire questa idea, ma appunto parliamo del Warburg degli anni 20, parliamo del Warburg di Kreuzlingen, di un certo Warburg. Sicuramente questo tipo di scelta molto radicale del materiale di cui parlare esclude il problema delle origini. Però c'è un altro problema in Warburg che trovo interessante, quindi in qualche modo fa un po' da possibile espansione a quanto tu hai detto, ed è il problema del primitivismo. Primitivismo invece è una parola che in Warburg ricorre spesso,
ricorre spesso l'idea di una presenza appunto di un'umanità primitiva che andrebbe un po' a coincidere con un aspetto magico rituale, e quindi si potrebbe dire, forse calcando un po' la mano, ma neppure troppo, con l'idea di una epoca o di epoche in cui questa presenza del simbolo era più forte, più incisiva, più pervasiva. Ci sono epoche più simboliche per Warburg, e con una scelta anche curiosa di termini, lui appunto adotta questa idea di epoche primitive. In questo senso sono primitivi gli artisti del 400 fiorentino e sono primitivi gli Opi, nella loro aderenza sicuramente maggiore rispetto all'uomo occidentale dell'epoca di Warburg, a questo repertorio rituale che appunto ha ancora un'incidenza pratica nella vita degli individui. La cosa che mi sembra interessante è che questa idea di primitivismo, ancora una volta questo conferma, direi in maniera lapalissiana quanto hai detto tu, questa idea di primitivismo sia però declinata in senso profondamente e cocciutamente storico e storicista. Cioè, è proprio lo scavo nelle fonti, quasi la filologia warburgiana, che porta Warburg a definire la società fiorentina del 400 come una società primitiva. Dice, una società che noi potremmo credere già incline ad alcuni grandi episodi della modernità, perché lo sviluppo delle arti e della scienza quattrocentesca potrebbe portarci a equivocare il tutto, poi si scopre essere avvezza ad alcune pratiche rituali. Un esempio che ho ripercorso di recente è quello di Arte del ritratto e borghesia fiorentina, dove si parla di ex voto in cera appese alle volte delle chiese fiorentine, appunto nell'epoca di Lorenzo il Magnifico. Dunque questa convinzione, questa aderenza a pratiche magico-rituali denoterebbe la presenza appunto di un certo primitivismo. È chiaro che da questo punto di vista, ancora una volta, Warburg mostra come davvero nel suo caso l'articolazione invocata un po' dal professor Brandalise in apertura di questo incontro, per quello mi piace ricordarla, tra specialismo e una più ampia tensione concettuale, sia un rapporto davvero peculiare. Warburg rimane sempre uno storico dell'arte, rimane sempre un filologo, e dunque anche quando conia queste campate davvero di grande apertura metodologica e, perché no, anche storico, perché come dicevi tu, si ragiona in diacronia passando da esempi molto diversi, ciò nonostante probabilmente nella definizione di pathos formel la forte connotazione storicizzante è frutto proprio di un modo di guardare la storia della cultura che rimane sempre quello, anche negli anni venti, anche quando più forte è il tentativo, tu hai ben descritto, la cante delle immagini è di fatto la quadratura di un cerchio che Warburg disegna con mano sicura sin dall'inizio della sua carriera. Quindi anche quando effettivamente la strada poi che si sceglie di intraprendere è una strada metodologicamente audace e probabilmente inedita all'epoca, in realtà l'idea di una forte connotazione dei contesti storici a partire da uno specialismo che si vuole sempre coltivato in massimo grado, in qualche modo condiziona, nel senso naturalmente neutro, non perché questo rappresenti una fase peggiorativa, condiziona, dicevo, il modo con cui Warburg guarda all'evoluzione del pathos formel, e pertanto il pathos formel sarà sempre qualcosa che ha un punto d'origine molto chiaro, che è l'antichità greca, anche quando Warburg poi adduce esempi tratti da altre epoche, anche precedenti. L'idea di una sorta di laboratorio formale decisivo è sempre legato alla questione dell'antico, e poi naturalmente anche questo sguardo così ampio, capace di spaziare verticalmente e orizzontalmente, rimane però ancorato a un'idea di storicità molto forte. Ripeto, è sostanzialmente una chiosa. Io credo che, ciò nonostante, effettivamente, come spesso succede, poi le soluzioni di continuità, le differenze siano molto più permeabili di quanto potremmo credere. Dunque, effettivamente, non si danno dei paradigmi fissi. Io direi che il tuo discorso questo l'ha mostrato molto chiaramente, anche indicando delle zone di sovrapposizione tra questi grandi modelli, modello strutturalismo, modello psicanalitico. Però effettivamente credo che la questione della vocazione storica del pensiero warburgiano sia forse l'elemento decisivo, cruciale,
per capire la specificità del pathos format. Non è l'unico, ma sicuramente rientra tra le chiavi di lettura che anche tu hai portato alla nostra attenzione oggi. Grazie mille. Io ho finito e poi lascerei eventualmente Marcello reagire o poi gli organizzatori del seminario gestire la discussione. Beh sì, se il professor Barison vuole appunto raccogliere le varie suggestioni dei professori o se c'è qualcuno che ha un'impellenza di una domanda, insomma la prenotazione in chat è gradita, poi il dibattito si può svolgere tranquillamente. Ciao, dicessi la prenotazione in chat è gratuita, no? Grazie. Avanzate. Allora, io comincio da... Peccato che non abbiano potuto fermarsi Susanetti e Brandalise. Dico due cose sulle loro cose e poi più approfonditamente sulle questioni sollevate da Alessandro. La prima cosa di Susanetti è una grande idea, in realtà, quella di convocare Carlo Diano. Io, in realtà... prenderei spunto forse più dal saggio citato dal professore, dal famoso saggio Forma ed Evento, perché in Forma ed Evento effettivamente c'è una capacità appunto fondamentalmente di pensare da un lato quella che noi abbiamo chiamato la forma nel senso classico e dall'altro appunto questa sua investitura che ha un carattere sia esperienziale che storico, cioè mentre l'evento in qualche maniera è come una sorta di diaframma allargato capace di tenere insieme storia ed esperienza, la forma nel senso più puro e quindi nella sua unità logica rimanda a un contesto naturalmente di carattere platonico e si pone come l'altro polo. Ovviamente la storicità concreta è l'oscillazione tra le due polarità, appunto quando c'è la forma ci deve essere necessariamente appunto la dialettica con l'evento e viceversa. Sarebbe importante appunto prendere quel saggio, è un saggio molto breve ma in realtà fulminante, e confrontarlo per quanto riguarda Bettini con l'introduzione alla vecchia edizione della Späthomische Kunstindustrie, quindi l'industria d'arte tardo-romana, nell'edizione appunto di Riegel, dove Bettini compie, al dire Bettini è scritto tante belle le cose, ma quella prefazione in una delle due edizioni appunto dell'industria d'arte tardo-romana mette esattamente invece l'accento su una sorta di concretezza storico-plastica che, paragonata a Diano, non si può né ridurre alla dimensione della forma né ridurre alla dimensione dell'evento, cioè ci sarebbe un canone, diciamo così, un impatto concreto della dimensione storica che in fin dei conti è una dimensione della metamorfosi dei materiali. Questa è la cosa veramente, veramente straordinaria dal mio punto di vista, cioè che esiste una materialità di un processo storico che deve essere indagata in una maniera che non è astraibile né dalla parte, diciamo così, della pura storia esperita o percepita, né dalla parte, diciamo così, della pura forma ontologica. Cioè c'è qualcosa che sfugge sia alla storia che all'ontologia. Questa è, diciamo così, l'impatto con una dimensione dell'esperienza che non è, diciamo così, riducibile a nessuno dei due poli. E Bettini, in quel saggio lì, grazie al confronto con Riegel, secondo me riesce ad accentuare questa prospettiva e sarebbe molto interessante effettivamente fare un gioco anche rimandando ad alcuni così antichi dibattiti padovani che sì, hanno un carattere, diciamo, nel Novecento apparentemente periferico, ma che in realtà molto spesso nella periferia, come diceva Lukács, si rischia di ritrovarsi immediatamente nel nuovo centro. Cioè sì, sono dibattiti che magari non hanno, come dire, dato luogo a un dibattito così ampio, però effettivamente... tra l'altro mi veniva in mente a questo riguardo, ci sono tutta una serie di lavori che andrebbero probabilmente chiamati in causa di Leroy Gourin, il grande studioso della preistoria, storico sia della preistoria che delle religioni e soprattutto della tecnologia. Nel libro L'homme et la matière, quindi l'uomo e la materia, e anche nel libro sul gesto e la parola, credo siano, sì, comunque sicuramente nell'uomo e la materia, parla esattamente di tutta questa questione della tecnologia e delle pratiche che andrebbe un po' verso la direzione del discorso di Bettini. Sarebbe interessante andare a vedere poi, perché noi quando parliamo d'arte e soprattutto parlando con in ambito specialistico ci sono tutta una serie di dimensioni anche concrete
che sono concrete pur senza essere empiriche. Cioè, che cosa sono le tecnologie, ad esempio? Noi non possiamo pensare di avere un sarcofago donatelliano senza l'insieme delle strumentazioni, l'insieme della capacità, se pensate a che cosa significava a quell'epoca scegliere un marmo, per esempio, se voi leggete i resoconti vasariani e non della vita appunto di Michelangelo, di Bellini, eccetera, questi qui la prima cosa che fanno, nel caso appunto di Michelangelo, soprattutto vanno a prendersi i blocchi e vanno a indagare, e ci sono tutta una serie di modalità che sono storiche, ma che sono appunto azioni, operazioni di carattere storico che non si riducono comunque mai a fenomeni puramente empirici, ma hanno comunque una natura materiale. Che cosa ne facciamo di tutte queste istanze? Sarebbe molto interessante, penso che un po' il discorso che faceva Susanetti, che poi verteva in questa strana triangolazione, come a dire, si badi che la distinzione tra archetipo e simbolo, in questo senso la distinzione tra, diciamo così, momento materiale e momento evenemenziale, sono semplicemente delle coordinate attraverso le quali far riflettere degli specchi così ermeneutici, attraverso i quali far riflettere dei fenomeni che in realtà non si sdoppiano mai, ma è uno stesso fenomeno che appare su due schermi fondamentalmente, ed è interessante vedere, diciamo così, l'elemento prospettico. Sarebbe una cosa da fare, comunque sì, magari appunto ve l'ho come indicazione per il, se qualcuno avesse voglia di occuparsene. La questione di Adone, che si peraltro si ricollega anche a quanto diceva Alessandro, soprattutto sulla questione del primitivismo, che mi sta molto a cuore. Adone parlava a un altro punto, in chiusura del suo intervento, di questa questione delle forze, dicendo che quel che del pathos formel è straordinario ed è forse univoco nella storia del pensiero umano, e che anche in qualche maniera lo scosta sia dalla questione dell'archetipo che dalla questione della struttura che da un discorso puramente storico, è la capacità in uno di far essere qualcosa che viene a determinarsi a partire dall'esperienza di chi percepisce quel momento plastico, dall'intenzione dell'artista che ha dato luogo a quell'elemento plastico, che quindi ha una sua coordinata storica precisa, dall'insieme di esperienze che noi in quanto percettori facciamo ricollegandoci a quel momento storico, dal fatto che esiste un'episteme contemporanea che ci permette di associarci ed entrare in correlazione a quell'elemento storico a partire dalla nostra prospettiva storica. Evidentemente anche noi siamo fatti di storia nel momento in cui la storia è uno degli elementi della nostra cultura. Questa non appartiene a tutte le culture, non è in tutte le culture fatta nello stesso modo. Chiaro che esistono resoconti della Cina antica, ma i resoconti della Cina antica, se andate a leggerli, molto spesso sono elenchi, no? Tale imperatore, tale e tali, appunto, il giorno tale disponeva di tot numero di soldati che hanno fatto la seguente sequela di azioni. Cioè c'è tutto un approccio estremamente diverso rispetto a quello maturato nella storiografia occidentale, e oltretutto, quindi si tiene insieme la nostra esperienza, l'esperienza intuitiva di chi percepisce, l'esperienza produttiva di chi ha intuito e proposto quello specifico manufatto in quel modo, la dimensione storica che lo comprende, la dimensione storica in cui è stato prodotto. E tutto questo viene avvalorato da una forza che non è nient'altro che l'espressività intensiva del pathos formel medesimo. Questa unità, questa sorta di strana congerie che tiene insieme un qualcosa di assolutamente singolare e vincolato al momento storico in cui viene percepito o prodotto, con la dimensione transtorica dell'insieme delle coordinate, delle possibilità storiche entro le quali tutti questi processi sono possibili e in qualche maniera si ritrovano, come se l'oggetto di cui stiamo parlando fosse al centro di quello che uno strutturalista chiamerebbe un fascio di relazioni. Cioè che l'oggetto non esiste, questo lo dice anche Léo Guérin a proposito degli strumenti, e cioè che gli strumenti non esistono come cose, lo strumento non è una cosa, ma è l'insieme delle pratiche che si avvalgono della sua esistenza per fare qualcos'altro. Allo stesso modo gli oggetti, nel senso del pathos formel che noi troviamo nella Atlante delle immagini, non sono definiti in quanto unità determinate in quanto tali, ma sono, come dire, costruiti da questi campi di forza che esistono proprio perché appunto c'è l'intuizione di chi ha fatto, la percezione di chi percepisce, il momento storico attuale, il momento storico passato, in una sorta di strana congregazione dinamica che a mio avviso è strutturabile, poi questa è la cosa grandiosa, che è strutturabile e quindi diventa pensabile. Questa cosa, secondo me, si lega moltissimo all'elemento, alla differenza tra il primordio e il primitivo, di cui parlava Alessandro, perché mentre il primordio in qualche maniera può essere semplicemente concepito, cioè si tratta di riuscire ad avere un'intuizione
intellettuale, che è quella analitica nel caso della psicoanalisi, nel caso della fenomenologia sarebbe la riduzione che ti permette di collocarti sul punto origine della trascendentalità dell'ego, ad esempio, se tu vuoi cogliere che cos'è una coscienza pura, ma è un atto di puro coglimento. Viceversa, il primitivo non è qualcosa che sta alle nostre spalle, ma è qualcosa che non ha mai cessato di accadere. Tant'è che esiste, peraltro, questa sarebbe una cosa molto interessante da trattare, tutto un rapporto possibile di Warburg con le avanguardie. Ulrich Rauf, nel saggio che presenta Il rituale del serpente, parla del rapporto di Warburg con le avanguardie, peraltro Warburg possedeva un quadro di Franz Marc ed era estremamente interessato alle dinamiche delle avanguardie, tra l'altro Franz Marc, che è pittore primitivista per definizione, proprio perché appunto l'elemento primitivo non ha una sua coordinata come se fosse accaduto in maniera archetipica una volta per tutte, ma non cessa mai di accadere nel momento in cui noi pensiamo al pathos formel come un operatore storico che è in grado di riattualizzare contenuti, tra cui anche l'elemento primitivo. Quindi l'elemento primitivo è presente in Masaccio, è presente in Franz Marc, è presente in certa, diciamo, scultura tardogotica. Nessuno si sognerebbe di dire che Figlia è primitivo, per altri versi, pur essendo, come dire, antecedente dal punto di vista della diacronia. La riattivazione dell'elemento primitivo, tra l'altro, avviene attraverso la produzione dell'anacronismo, che è fondamentale in Warburg, come si è anche stato già detto in questa sede, e che è la capacità di operare tagli verticali nella diacronia. In questo senso sarebbe molto interessante fare una cosa che non ho fatto e che sarebbe stato opportuno fare, e cioè confrontarci in maniera diretta con il saggio di Lévi-Strauss che parla della struttura dei miti, dove lui fa un'operazione di straordinaria rilevanza con il mito di Edipo, andando a vedere tutte le ricorrenze del mito di Edipo, quindi riprendendo Cadmo, Laio, le formulazioni Sofoclee, eccetera, e andando a vedere le ricorrenze e ponendole in una dimensione di diacronica che leggete come l'evoluzione di un bande dessinée, di un fumetto, no? Andate semplicemente da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso. Questo però provoca anche la possibilità di una lettura verticale, cioè se voi anziché leggere le singole schermate nella loro naturale progressione da sinistra a destra e da basso verso l'alto, tagliate, fate dei tagli, tema molto caro anche questo allo strutturalismo, verticali, e in verticale trovate delle forme ricorrenti che sono esattamente le stesse che ritrovereste se andaste a leggere proprio la morfologia della fiaba. Se Ulisse ha bisogno di una cintura magica per arrivare appunto all'isola nella quale deve approdare, hai eroe, oggetto magico, azione da conseguire. Questa cosa è indifferente che l'eroe, anziché chiamarsi Ulisse, sia qualcuno delle fiabe di Afanasiev, e lo strumentazione magica, anziché una cintura, sia una pentola d'oro, e anziché dell'isola vi sia il passaggio a un luogo, un bosco incantato, nelle quali l'eroe subisce un particolare potenziamento. Tutta questa cosa è una struttura esattamente identica, e quindi tu, anziché Ulisse, metti il nome appunto del singolo eroe che stai prendendo in considerazione, perché hanno lo stesso valore, però non più su uno sviluppo diacronico, ma su una sorta di tracciamento sincronico che tu fai tagliando da epoche storiche diverse. L'anacronismo riesce a produrre, diciamo così, un elemento storico-temporale lavorando sulla sincronia e non sulla diacronia. In questo senso la riattivazione del primitivo è qualcosa di straordinariamente interessante e, a mio avviso, molto molto importante in Warburg. Farei solo un piccolo appunto, sempre con riferimento al rituale del serpente. Le ultime pagine del rituale del serpente sono incredibili, perché a un certo punto c'è un'accelerazione dove prima appunto vi racconta la storia, c'è anche un elemento fenomenologico di descrizione del rituale, poi comincia Mosè, il Laoconte, appunto l'idolo bronzeo Asclepio, e infine c'è quel finale straordinario sullo zio Sam, dove c'è la foto appunto delle diapositive prese da Warburg, o comunque quella peraltro penso forse sia sua, dove c'è lo zio Sam, cioè questo americano che cammina sotto un traliccio, e c'è l'idea che la spira del serpente segmentato, il serpente appunto che ha il carattere zigzagante, no? Che rappresenta esattamente la saetta si è tramutata invece nelle corde, nei fili dell'alta tensione elettrica, e quindi non rappresenta più un oggetto di venerazione, non è più un simbolo. E questo, scrive Warburg, produce la fine della produzione di uno spazio per il pensiero. Cioè il simbolo, da un lato,
in qualche maniera rende esperibile l'elemento sacrale, quindi diciamo il pathos rituale evocato dal rito. Dall'altro distanzia da un fenomeno perché il simbolo è esattamente l'indice della mai piena comprensibilità di quel fenomeno. Nel momento in cui il serpente si richiama la forma della saetta e ha un'energia che è paragonabile all'energia del cielo dal quale viene scatenata la pioggia, come nel caso del rituale che serve esattamente per propiziare la venuta del temporale della pioggia, c'è al contempo una distanza, una vicinanza rituale, una distanza interpretativo vitale rispetto al fenomeno di cui il simbolo è simbolo. Nel momento in cui il simbolo viene appiattito in una dimensione heideggerianamente diremo di semplice presenza, Vorhandenheit, cioè l'oggetto, il simbolo viene completamente oggettificato, smette di essere simbolo ed è un oggetto completamente spiegabile a propria disposizione, quindi il serpente non è più la saetta celeste divina, ma diventa il traliccio dell'alta tensione, lo spazio di distanza che permetteva all'esperienza simbolica di aprire lo spazio alla meditazione spirituale del sacro e quindi a un'esperienza profonda dal punto di vista conoscitivo interpretativo viene meno, viene completamente compresso. Da questo punto di vista, per Warburg, le epoche, la distinzione tra le epoche è molto problematica, perché l'epoca moderna, e qui in questo Warburg andrebbe letto in parallelo con tutta una serie di teorici della civilizzazione, veramente da Thomas Mann, Junger, tutti quelli che scrivono negli stessi anni in cui lui scrive, che si preoccupano dell'idea che il processo di civilizzazione, come direbbe Carl Schmitt, sia un processo di neutralizzazione, cioè che l'effetto della civilizzazione abbia come portato ultimo la neutralizzazione dello spazio simbolico, che è lo spazio del pensiero, quindi lo spazio di un'esperienza spirituale, tra virgolette, autentica. Questo è un problema enorme nella Germania degli anni 10 agli anni 30. Warburg è esattamente consonante a quella congeria e questo ci fa anche riflettere sulla sua percezione della storia e sulla dimensione di ciò che in una piena attualità viene meno nel momento in cui l'incapacità, perché noi abbiamo in qualche maniera tarpato i nostri simboli, il primitivo non può più riattualizzarsi e quell'esperienza fondamentale, che era un'esperienza di pensiero, non necessariamente religiosa, presente fino a un'epoca anche molto contemporanea, viene ottusa e non può più in qualche maniera, una volta otturata, ripresentarsi. C'è una critica al concetto di civilizzazione nel senso tecnologico che nelle ultime pagine del rituale emerge in maniera violenta e anche questo andrebbe pensato perché invece i primitivismi, compresi quelli FOV, compresi quelli Nabi degli anni delle avanguardie che Warburg conosceva bene, sembrano invece riaprire la possibilità esattamente per fare esperienza, anche Picasso stesso, senza andare troppo lontano, esattamente di quell'elemento rituale che invece sembra essere consumato e reso impossibile. Chiudo dicendo che se andate a vedere una cosa che ho fatto per così divertimento, ma a parte appunto le note maschere africane, picassiane, ma insomma tutti, Breton, Freud era ossessionato dagli idoli primitivi. Se voi andate a Bergasse 19, la casa viennese di Freud, trovate ancora tutte le statuette degli idoli arcaici, tendenzialmente, come dire, mediterranei. Lévi-Strauss e Breton in America si incontravano al negozio dove vendevano appunto statue africane, idoli mesoamericani, Breton, lo vedete ancora oggi al Pompidou, gli viene stato riallestito integralmente lo studio con tutti gli idoli primitivi, Papua Nuova Guinea, Indocina, cioè, c'è proprio una vocazione al mantenere attiva la possibilità di rappresentazione non tanto del primitivo in quanto primitivo, ma dell'esperienza spirituale resa possibile da un contatto non civilizzato, non tecnologizzato con l'esperienza primitiva. In Warburg questo secondo me è lampante. Io ti ringrazio Marcello, queste appunto puntualizzazioni sul primitivo che mi sembra insomma andare incontro esattamente a quello che stavo sottotendendo. Io mi scuso con voi, a breve ho una riunione, siamo andati un po' lunghi, non me l'aspettavo, mi scuso, più che altro perché abbiamo sottratto il tempo alle domande. Comunque, se Marcello si può fermare ancora un po', sicuramente l'intervento è suo, quindi immagino che i dubbi che avete li avrete per lui. Io tenevo a ringraziare ancora gli organizzatori e ovviamente Marcello per questa... Grazie a te, io comunque rimango un po' se avete... Grazie. Ottimo. Grazie ancora. Buona serata. E niente, avevo visto in chat che c'era Eleni con una domanda, se vuole.
Sì, buonasera a tutti. In realtà la mia domanda va un po' oltre questo discorso, nel senso che le suggestioni di questo incontro mi hanno portato a una riflessione su cui sto lavorando da qualche anno in filosofia. Io studio filosofia e faccio in particolare fenomenologia, cioè sull'analisi della propria percezione del tempo vissuto. Cioè, queste suggestioni mi portano a non capire in realtà come la temporalità sia vissuta rispetto a se c'è un cambiamento di propria percezione del tempo rispetto alla rievocazione degli archetipi, a eventi immaginativi forti che sono presenti, per esempio, nelle esperienze degli artisti. E se ci sono da parte sua, se ha qualche riferimento bibliografico che possa aiutarmi in questa ricerca. Cioè, non so se sono suggestioni in realtà solo mie, quindi anche questo potrebbe essere, però mi fanno molto riflettere, no, sulla propria percezione del tempo vissuto e su come questi elementi entrano nella percezione del tempo, sia a livello storico, quindi intersoggettivo, sia a livello personale dell'esperienza prima, no? Immediata del soggetto. Non so se sono suggestioni che non hanno senso. Allora, rispondo subito. Sì, ok. Allora, tu fai riferimento al contesto fenomenologico, quindi chiaramente il testo base sono le lezioni sulla fenomenologia della coscienza interna del tempo. Esatto. No? E il fatto è che dal mio punto di vista la fenomenologia ha un carattere, nella fenomenologia il tempo, anche a livello del tempo ridotto, quindi diciamo così del tempo della coscienza e non del tempo del mondo, ha un carattere, il tempo ha un carattere di continuità. Cioè il tempo è l'elemento continuo, non forse perché esiste un'ereditarietà diretta filtrata da Kant, che va da Cartesio fino all'Husserl delle meditazioni cartesiane, che appunto ci spiega che l'io ist kein Stück Welt, quindi l'io non è un pezzo di mondo, e abbiamo invece appunto esiste un continuo di carattere immateriale non sovrapposto al tempo empirico che stabilisce appunto questa sorta di dimensione della coscienza che, riportata alla questione kantiana, è un trascendentale in fin dei conti. Ed è un trascendentale ed è il trascendentale primario, perché nell'ambito delle due intenzioni pure, mentre lo spazio e il senso delle cose una accanto all'altra, uno va a rileggersi l'estetica trascendentale, tutta questa questione husserliana di fatto è una rielaborazione dell'estetica trascendentale, il senso interno è prioritario perché io in qualche maniera, quando assimilo i fenomeni esterni, devono continuamente tradurli in questa dimensione che è l'esperienza pura, che la coscienza ha di sé, che è un'esperienza in quanto tale continuativa e temporale. Bene. In questo continuum non c'è spazio per la riattualizzazione di cui parla Warburg, ma non c'è spazio nemmeno appunto per la riattualizzazione delle avanguardie che citavo precedentemente, perché la riattualizzazione di un elemento intensivo di forza ha come condizione e possibilità la rottura del continuum del tempo. Cioè noi dovremmo riuscire a pensare una sorta di rottura, un taglio della temporalità tramite la quale nel cuore dell'attuale riesce a incistarsi un evento inassimilabile alle forme della pura attualità che mette invece in orbita forze che quella stessa attualità nella sua forma concreta sembra seppellire o inibire. Che tipo di temporalità è questa? Questa è una temporalità, diciamo, di tipo ebraico, ed è una temporalità che se dovessi andare a riallacciare e a trovare da qualche parte, andrei a vedere cose della tipologia di Benjamin. Benjamin pensa il tempo a partire dall'apertura storica che viene a determinarsi nel momento in cui a prevalere non è la dimensione, diciamo così, non è l'assorbimento di un tempo senza rotture, ma è esattamente l'evento che rompe la continuità del tempo. Quindi non andrei in contesto fenomenologico, ma cercherei di, come dire, mettere in, poi gli riferimenti sono molti, Taubes e Benjamin in maniera prioritaria e lo schema di rottura proposto dal tempo messianico. Questa cosa, adesso non voglio dilungarmi, ma anche il suo carattere linguistico, perché noi parliamo una lingua, la lingua nel senso, diciamo così, indoeuropeo, la lingua indoeuropea è una lingua vocalica ed è una lingua che ha nel suo carattere di continuità esattamente la sua ragione d'essere. Il tempo, diciamo così, la fonè ebraica è consonantica
e proprio tra, nello spazio, diciamo così, nei vuoti che si incistano in una lingua che è di per sé la lingua del discontinuo, abbiamo anche la possibilità della rottura che ci porti all'ascolto effettivamente in una voce che è radicalmente altra rispetto, diciamo così, al continuum vocalistico della tradizione indoeuropea. In questo senso, quindi, il mondo semitico e tutta una serie di sue varie, come dire, elucubrazioni e variazioni, si trovano cose a riguardo in Kafka, in Celan, ad esempio, in ambito poetico. Ci sono tutta una serie di varie rimodulazioni di questa problematica che comunque partono sempre dal problema della pausa, dell'interstizio e dell'impossibilità del definirsi di una vocazione continua, quindi non fenomenologica, della temporalità. È chiaro che se invece parliamo di strato trascendentale in quanto dimensione prioritaria della temporalità come rifacimento dell'intuizione pura, per quanto declinata in chiave purificata come fa la fenomenologia nelle lezioni della coscienza interna del tempo, secondo me in realtà non andiamo lontano. Ultimo, come dire, appunto, io credo che il secondo Heidegger che si occupa, diciamo così, che ovviamente viene dalla fenomenologia, ma che introduce degli elementi di ritorsione della temporalità su se stessa, quando si parla di Kehre, quindi la svolta, l'Umkehrung, eccetera, tutte queste dimensioni appunto di ritorsione della temporalità su se stessa, in realtà introducono nella dimensione fenomenologica qualche risonanza messianica che andrebbe però specificata. Questo è ovviamente uno elemento che potrebbe avere a che vedere con uno spazio di riattualizzazione, fondamentalmente con l'impensato o con tutto ciò che dell'inizio non è mai iniziato nella nostra tradizione, ma non ha mai smesso di poter iniziare non appena sapessimo prestarvi ascolto. Ecco, direi così. Okay. Quindi c'è uno spazio in fenomenologia che è quello... Secondo me in questa, però siamo un po' fuori dalla fenomenologia nel momento in cui andiamo in quella direzione. Ho paura anch'io, però è un'indagine ancora da svolgere, quindi non ho molti elementi per poter discutere di questa cosa. Ok, grazie. Lei. Bene, c'è qualcun altro che ha qualche questione da sottoporre per caso? O se resta il silenzio? Madonna. Spiegare il silenzio, no. Non saprei appunto cosa aggiungere anch'io, sono in una posizione un po' complessa perché è stata messa tantissima carne al fuoco, poi ora si sono fatte anche le 5, siamo qui da un po', non so se vogliate andare avanti con domande, qualcuno dell'organizzazione per caso, oppure se no possiamo chiudere qui, ecco. Tempo è tardo. Le parole non ci sono. La Marchesa va a prendere il tè, quindi anche noi, come la Marchesa, usciamo. Dunque, un ringraziamento è dovuto, la ringrazio molto appunto per la lucidissima analisi. Poi sì, Durand alla fine non è potuto arrivare. Durand la prossima volta. Però è stato graditissima e la ringrazio molto, ecco, e ringrazio anche tutti i partecipanti, i coraggiosi che sono rimasti sino alle 5, siamo ancora a 35, quindi bene così. Grazie. Arrivederci a tutti, arrivederci. Buona giornata, ciao ciao.